e giustamente cominciare nel miglior modo possibile, innanzitutto schiarendomi la voce. Ecco, perché avevo praticamente un po' di fastidio, però adesso va meglio. E poi, oddio, ecco, ok, non mi funzionava il pad. E poi caricando la partita esattamente dove dove praticamente ho dimenticato la lettera, ovvero al castello di Alexandria. Perché se vi ricordate bene, questo Moguri, questo infamissimo Moguri, inizialmente non ha la lettera che ci serve. Ciao, ciao Angel. Non ha la lettera che ci serve. Però successivamente, quando dobbiamo scappare, e quindi, come vi ho detto la scorsa volta, l'infamata è che loro vi mettono le lettere quando meno ve lo aspettate. Se noi ci riparliamo successivamente, devo chiederti un favore: consegnare la lettera a Monty. Quindi dobbiamo prendere la lettera a Monty e dopo scappare da Alexandria. Cosa che io la volta scorsa non ho fatto, perché ho salvato, perché volevo staccare per l'appunto qui. Invece poi siamo andati avanti, abbiamo fatto altre robe e quindi questa lettera me la sono letteralmente persa, perché appunto non ho fatto il double check come faccio solitamente, però questo mi serve da lezione, perché a parte che la stanchezza giustamente di stare in live diverse ore a parlare, a spiegare e a dire tutto quello che bisogna fare mi ha effettivamente un po' defocussato da quello che dovevamo fare. Però io, come vi ho detto sempre, mi riguardo ovviamente le mie live, cerco di controllare se ho fatto tutto nella maniera corretta, cerco sempre di vedere se ho sbagliato qualcosa, se non ho integrato qualcosa, se magari mi sono espresso male a spiegare un concetto, se ho spiegato male qualcosa, proprio perché lo voglio pure riprendere. Voglio riprendere per l'appunto il tutto a inizio live, quindi per farvi vedere, appunto, per ricollegarmi alla live vecchia, quello che appunto non ho fatto e che giustamente andiamo a recuperare successivamente. Quindi una volta presa questa lettera, il resto abbiamo fatto tutto. Quindi questa era la lettera che giustamente mi era saltata e che però ho fondamentalmente recuperato, e quindi non abbiamo mandato a puttane la quest e possiamo continuare. Ciao, ciao Noah. Quindi ricarichiamo, visto che ieri ci siamo salutati praticamente a Pinnacle Rocks, che è stata praticamente la parte finale della nostra live, ci siamo appunto salutati qui, e infatti il Moguri che è presente a Pinnacle Rocks è esattamente Monty. Io mi sono ricordato della lettera perché quando ho letto il nome del Moguri mi è venuto un coccolone, perché ho detto: ma io qua dovevo consegnarla la lettera. Io qua dovevo avere la lettera per Monty. Perché non ho la lettera per Monty? Vado a ricontrollare e giustamente ho scoperto che avevo saltato la lettera che dovevo prendere ad Alexandria. Però fortunatamente qui possiamo consegnare la lettera a Monty e quindi la nostra quest non si ferma e possiamo andare avanti. Una lettera da Monshu? Grazie per la consegna, Kupo. Caro Monty, sei riuscito a scappare dalla foresta del male? Penso che sia diventato difficile vivere su questa terra. Spero solo che non sia troppo tardi, Kupo. Monshu. È tosta scappare dalla foresta del mare pietrificato, ma abbiamo seguito un tipo strano che ci ha salvato la vita. Aiuto! Mo parlo come quello col martello, Kupo. Esatto, perché sono stati salvati dalla foresta del male dai Tantarus. Quindi Marcus che ha salvato Blank e poi si sono riuniti con Ercina, il boss e tutti quanti, no? Quindi lui, Monty, ha praticamente preso l'accento di Ercina e parla esattamente come Ercina. La scena di oggi mi è piaciuta, molto infame, ma col counter ci sono riuscito. Sì, ho visto un pochettino quello che è uscito nel global, tra l'altro... piccolo flexino, perché poi ovviamente quando succedono queste cose è giusto che io flexi. Che vi avevo detto? Quali erano i banner che sarebbero usciti con l'evento di oggi? Però io sto zitto, non dico niente. Faccio così con la... visto che c'è chi non mi crede, io come sempre ne approfitto di queste occasioni per ricordarvi che se vi dico una cosa è quella, altrimenti non la direi, non mi esporrei se non ho dei dati o se comunque... non avessi mai avuto la possibilità di approfondire il discorso. Quindi
Io chiudo la bocca per l'ennesima volta a chi effettivamente aveva dubitato di quello che... No, il Global First in realtà non lo so, perché ancora non ci sono dati. Se avessi avuto dei dati sulla mano, vi avrei detto: guardate ragazzi, il Global First è questo. Però, siccome i dati non ce ne sono, quindi tutto quello che io non so, non dico. Se so qualcosa, la dico. Se non so niente, io sto zitto. Non vanto cose che non so. L'ho sempre fatto, quindi per il momento faccio così, chiudo la bocca e andiamo avanti. Però questo sassolino me lo dovevo togliere, perché non credo vedranno mai video miei o vedranno mai le live mie. Però per l'ennesima volta vi ricordo che se io dico una cosa è perché è così, punto. Cioè non c'è né se e né ma, è così. Comunque andiamo avanti. Ciao nel frattempo a quelli che si sono aggiunti, così giusto per ricordarvelo. C'è chi dubitava, vi dico soltanto questo. C'è chi dubitava, vabbè, domani Jill si pulla come se non ci fosse un domani, ho 600 milioni di ticket da spendere, quindi sicuramente domani mattina ci sarà il video pull di Jill, perché appunto poi la prepareremo per la sera, e sperando che mi possa dare una mano e uscire non tutto subito, però relativamente in fretta, ecco, mettiamola così. Allora, ci eravamo salutati praticamente a Pinnacle Rocks, dove avevamo incontrato lo spirito di Lamu, o per meglio dire Ramu, che qui viene chiamato Lamu con l'accento sulla U. Il nostro compito è cercare i 5 frammenti di Lamu. I 5 frammenti di Lamu sono nascosti ovviamente in questa zona di Pinnacle Rocks, quindi cominciamo a cercarlo. Piccola cosa che vi dico giusto per correttezza: ho fatto apprendere tutte le abilità degli equipaggiamenti che mi mancavano degli altri personaggi. Infatti adesso tutti possiedono sempre Haste, tutti possiedono sempre Reflex, eccetera eccetera. Però per il momento non voglio mettere sempre Reflex, perché ho Daga nel gruppo. Nel momento in cui prenderemo il quarto personaggio, che sarà Quina, quindi già vi dico che riprenderemo Quina nel party, finalmente, oserei dire, avremo la possibilità di rimettere a tutti anche sempre Reflex. Perché ovviamente sarà Quina colei che ci curerà con Vento Bianco, mentre invece con Daga saremo un po' più offensivi e cercheremo di utilizzare più status e più magie particolari. Quindi la curatrice diventerà Quina, anche se Quina potrà fare tutto, perché Quina fa healer, fa debuff, fa danni, fa tutto quello che vuole, non gliene frega niente. E Vivi, ovviamente con il reflex attivo, diventerà ancora più forte, perché le sue magie saranno ancora più forti. Quindi io ho già fatto apprendere a tutti, come potete vedere, sempre Reflex e sempre Haste. Attenzione, attenzione, comunicato non ufficiale della polizia di Twitch: la polizia è stata accusata di essere culona. I culoni siete voi, Ceppo Sestino. Ok, grazie per questo intervento che era perfetto. Ovviamente grazie per i 40 mesi. Già 40 mesi, madonna mia, record. E va bene, andiamo avanti. Quindi vi stavo dicendo, ok, vi stavo dicendo per l'appunto che ho appreso con tutti quanti le altre tecniche che mi servivano. Infatti abbiamo sempre Haste e sempre Reflex. Con Vivi abbiamo sempre Reflex e sempre Haste, anche con Garnet. E poi avremo la possibilità con Quina, non appena appunto verrà reintrodotta all'interno del party, di apprendere le stesse tecniche. Quindi andiamo a cercare gli spiritelli di Lamu. Il primo si trova dove ci siamo schiantati, perché l'infame da qui non se n'è mai andato. Eccolo qua. Commento degli storici: anche riferendo alla figlia e il decesso del padre, ciò non l'avrebbe fatto resuscitare. Inoltre, raccontare apertamente della morte di un eroe ne mette in dubbio l'eroismo. Quindi trovato episodio eroismo. Episodi rimanenti ancora 4. Ok, possiamo tornare indietro. E adesso possiamo iniziare ad esplorare finalmente Pinnacle Rocks. Quindi iniziamo a prendere un forziere qua, che sono tra l'altro tutti oggetti che abbiamo o rubato o che avremmo potuto rubare. Però siccome noi abbiamo avuto abbastanza tempo
e abbiamo rubato gli oggetti anche da Zon e Son, che comunque non è obbligatorio in base ovviamente anche al tempo che rimane dopo aver sconfitto Dantarian, tutti gli oggetti che si sarebbero rubati a Zon e Son si trovano qua, come la giubba di Mithril, i bracciali di Mithril, tutto di Mithril, eccetera eccetera. Quindi se non si ruba Zon e Son non è un problema, perché si trova tutto qua, ok? Così, giusto per saperlo. Allora, andiamo a prendere l'altro racconto che è qui. Gli storici giudicarono l'evento come occultamento del vero. L'omertà dell'esercito indica il proprio senso di colpa. Il racconto vuole mostrare che anche gli eroi sono degli esseri umani. Trovato episodio Umanità, episodio rimanenti 3. Benissimo, possiamo andare a Zonzo per Pinnacle Rocks. Altro forziere però, oh, il piccolo esercito cercava la campana della dea per infiltrarsi nel castello. Joseph riuscì ad eliminare Adamantart, che viveva nella grotta di Yukihara, e a prendere la campana della conquista. Trovato episodio Solidarietà, episodi rimanenti 2. Quindi apriamo anche qua. Ho trovato l'Organix, che tra l'altro è la stessa arma che abbiamo su Jidan in questo momento. Quindi guardate quanto siamo effettivamente avanti. Anche se l'Organix comunque si può craftare all'Imbloom, solo che per chi non ha avuto la possibilità di poterla craftare l'avrebbe trovata qui regalata. Quindi immaginatevi quanto tempo Jidan avrebbe tenuto le armi vecchie senza avere la possibilità di crescere né nei danni né nelle tecniche. Poi andiamo da questo lato e qui troviamo un altro spiritello. L'esercito cadde nella trappola di Borden, ma il sacrificio di Joseph permise all'esercito di tornare salvo. Tuttavia, nessuno riferì alla figlia del deceduto cosa fosse successo al padre. Quindi, trovato episodio Omertà. Ultimo episodio rimanente. Craftare è importantissimo. Craftare e rubare su Final Fantasy IX è praticamente la chiave. Oh, e lì abbiamo visto l'ultimo episodio. Quindi, andiamo di qua. E voilà! Un tempo 33 piccoli paesi si scontrarono contro un grande impero. Uno dei piccoli eserciti chiese l'aiuto di un certo Joseph, che in debito con l'esercito acconsentì ad andare fino alla grotta di Yukihara. Trovato episodio Genesi. Questo è l'ultimo. Quindi adesso finalmente possiamo dare la soluzione al nostro Lamu. Allora, di prendere oggetti qua dobbiamo, esatto, scendere per prendere questo forziere. Fascia di Mithril, quindi la fascia di Mithril e il giubbotto di Mithril sono i due oggetti che tecnicamente abbiamo rubato a Zon e Son e che abbiamo ritrovato praticamente subito qui, in questa zona. Non ci sono altri oggetti, quindi possiamo salire. Possiamo andare da questo lato, tra l'altro non abbiamo incontrato nemici. Piccola chicca per chi magari lo volesse sapere: all'interno di Pinnacle Rocks è possibile incontrare i Zakmal. Se vi ricordate bene, alla Sagra della Caccia avevamo affrontato uno di questi Zakmal, che era un bel bestione, e qui invece viene trovato come incontro comune. Quindi capite già effettivamente quanto il nostro livello sia andato avanti, no? Rispetto a quando eravamo dei poveri sfigatelli alla Sagra della Caccia. Le 5 personalità hai trovato, ma la storia ancora non raccontato. Tuttavia la storia tutta intera di soli 4 episodi è quella vera. Quindi abbiamo un episodio in più, che in realtà non è un episodio sbagliato. E ora vi spiegherò anche il perché. Sono 4, non farti fregare. Uno è falso, comincia a narrare. In realtà questa descrizione non è corretta, perché un racconto non è falso. È semplicemente posta una scelta, diciamo implicita, che la Mufa farà a Garnet. La cosa importante è mettere... Oddio, chi è? Pappi Crevette, che ci fa un raid a inizio serata. Bella ragazzi, benvenuti, welcome. Grazie per il raid. Piccolo shoutoutino appena è possibile. Poi per favore, se c'è qualche mod che non dorma. Grazie mille. Ah, che tra l'altro sono francesi. Oddio, è un po' un problema. Ah, tra l'altro guarda, anche Final Fantasy 9 anche loro, attenzione. Incredibile. Top. Va bene. Detto ciò,
Quello che c'è da ricordarsi su questi episodi è che praticamente tutti quanti gli episodi sono corretti. Bisogna semplicemente metterli nell'ordine giusto. E uno non è falso, è semplicemente una scelta. È una scelta che viene fatta fare al giocatore inconsciamente, ok? Quindi, il primo racconto, ovviamente, come suggerisce il nome, è Genesi. Perché appunto la Genesi è l'inizio di tutto. Un tempo 33 piccoli paesi si scontrarono contro un grande impero. Uno dei piccoli eserciti chiese l'aiuto di un certo Joseph che, in debito con l'esercito, acconsentì ad andare fino alla grotta di Yukihara. Ok. Successivamente abbiamo solidarietà. Il piccolo esercito cercava la campana della dea per infiltrarsi nel castello. Joseph riuscì ad eliminare Adamantart, che viveva nella grotta di Yukihara, e a prendere la campana della conquista. Quindi sì. Successivamente abbiamo omertà. L'esercito cadde nella trappola di Borden, ma il sacrificio di Joseph permise all'esercito di tornare salvo. Tuttavia nessuno riferì alla figlia del deceduto cosa fosse successo al padre. E infine abbiamo la scelta, che non è sbagliata, perché è una scelta che viene fatta fare al giocatore. Questa è una scelta che si può mettere sia eroismo che umanità. La cosa importante è inserire correttamente le prime tre parti della storia. Queste due sono semplicemente un contorno che possono dividere l'eroismo con l'umanità. Quindi un po' come se dividessimo testa e cuore, quasi, no? La classica scelta della divisione di testa e cuore. Eroismo che cosa ci dice? Commento degli storici, anche riferendo alla figlia e il decesso del padre, ciò non l'avrebbe fatto resuscitare. Inoltre, raccontare apertamente della morte di un eroe ne mette in dubbio l'eroismo. Mentre invece umanità, gli storici giudicarono l'evento come occultamento del vero. L'omertà dell'esercito indica il proprio senso di colpa. Il racconto vuole mostrare che anche gli eroi sono degli esseri umani. E secondo me la scelta più corretta e anche più bella che si possa fare dal punto di vista etico è sicuramente umanità. Allora, se non son tonto, questo è il tuo racconto. Genesi, solidarietà, omertà, umanità. Questi quattro episodi sono ok? Yes. Senti un po', bambina, rispondi a questa rima. Perché con umanità hai terminato la storia del valoroso soldato? Affinché una leggenda si mantenga viva, è necessario che la gente provi simpatia per questi personaggi. La sofferenza è causata dall'errore, ed errare è umano. Per questo lui è diventato un eroe ed è rimasto vivo nella tradizione. Spiegazione intelligente, ma cos'hai nella tua mente? Io? Vuoi sapere cosa penso io? Io ora sono lontana dal castello, ma non ho dimenticato la mia gente. Ansia, frustrazione e dolore, solo questo c'è nel tuo cuore. Ma c'è il vecchio Lamù che ti tirerà su. La mia nuova padrona sei tu. Grazie mille. La vita ne offre tante, truffa, inganno e cattiveria, ma sei una ragazza intelligente, scegli tu la strada vera. E abbiamo ottenuto la prima gemma dell'evocazione, ovvero il peridoto, che tra l'altro è anche una gemma preziosa. Ciao Marco. Con lui potrò senz'altro... Su, andiamo all'Inbloom. Ok. Ma dove è finito il vecchio? Che cos'hai? Volevo sapere perché la storia è finita così. Che ci si sia comportati da umani o da eroe. Il giudizio dei posteri è irrilevante, no? Ognuno fa una scelta in base alle circostanze del momento. Che senso ha giudicare dopo? Perché parte questo dialogo? Perché, come vi stavo dicendo prima, la scelta finale tra eroismo e umanità è irrilevante. Si poteva scegliere sia una che l'altra. Infatti Gidan dice: che senso ha porsi il dubbio dopo che sono appunto avvenuti gli eventi? Una volta versato il latte, inutile piangerci su. E quindi appunto lui fa questa considerazione che serve a farti capire che l'ultima scelta in realtà non è sbagliata, è semplicemente una scelta personale. Forse il vecchietto avrebbe detto la stessa cosa per qualsiasi scelta di Daga. Non credi?
Gidan, vivi? Presto, andiamo. Proprio così. Qualsiasi cosa dicono i posteri, l'importante è agire con purezza di cuore. Forse lei non l'ha capito, ma farle cercare i cinque vecchi è stato solo uno stratagemma per invigorire il suo desiderio di riavere la magia invocativa. La magia invocativa può essere benefica o maligna, a seconda dell'uso che se ne fa. Ha mostrato una ferrea volontà, perciò sarà la mia nuova padrona. Proteggerò la ragazza fino alla fine e chiedo anche a voi di fare altrettanto. Certo, fidati. Esatto. Guardate il castello di Limblum. Esatto, perché Pinnacle Rocks, se vi ricordate bene, si trova proprio di fronte al castello. Per il momento non scendiamo, perché voglio subito equipaggiare a Daga il Peridoto, che come potete vedere insegna o Tundara o la Mu, che in questo caso è per l'appunto la summon legata alla magia del tuono o al Peridoto, che tecnicamente nella versione PlayStation era di colore verde, perché il Peridoto era di colore verde, solo che qui si nota leggerissimamente il verde, è proprio quasi... cioè quasi impercettibile in realtà, perché i colori sono praticamente identici della pietra lunare con il Peridoto, ma nella versione PlayStation, se vi ricordate, il Peridoto era praticamente verde. Ok, mettiamo il Peridoto a Garnet e adesso possiamo effettivamente scendere. E qui, ragazzi, non lo so perché il cambio di colore, probabilmente è una cosa della versione del PC che ha un po'... non lo so, sfanculato i colori in realtà, però è un peccato perché effettivamente i colori belli accesi delle gemme erano belli anche da vedere. E qui arriva un altro plot twist. Questo è un altro di quei plot twist che colpisce il giocatore che lo gioca per la prima volta. Quindi non so se c'è qualcuno blind o se mai qualcuno blind effettivamente vedrà questo video, questo gameplay, ma qui arriva un altro di quei plot twist che un pochettino ti fa accapponare la pelle, soprattutto per i dettagli che vengono mostrati in maniera non esplicita, ma che poi commenteremo insieme. Quindi godetevi questo filmato perché è veramente veramente tanta roba. Gidan, vorrei usare di nuovo la magia invocativa per il bene di tutti. Sono sicuro che ce la farai. Gidan, guarda lassù. Ehi, Red Rose. È qui. È letteralmente un'invasione. È proprio letteralmente un'invasione questa. È letteralmente un'invasione. Alexandria sta ufficialmente invadendo Limblum. Avete visto quella luce? Era il teletrasporto che trasferisce i maghi neri dritti nel castello. Ormai avrà raso al suolo Cleira con la... Ormai avrà raso al suolo Cleira con la magia invocativa. Come ha potuto mia madre? Madre! Garnet! Daga! In questo caso Daga ci sta. È qui. Uno dei filmati più toccanti forse del gioco stesso. Atomos. Che risucchia! Guardateli! Guardateli! Sta letteralmente risucchiando tutto! Palazzi, persone... Tutto! Sta letteralmente risucchiando tutto!
E lei se la ride. Guardate come li sta risucchiando. E poi vengono scaraventati praticamente nel vuoto perché... giustamente. Completamente annichiliti, proprio annichiliti totalmente. Che silenzio. Come ha potuto mia madre distruggere anche l'Imbloom? Allerta ragazzi, i nemici potrebbero essere ancora in giro. Vivi, tu rimani nascosto qui. No, no e no. Non voglio rimanere da solo. Qui in giro ci sono un sacco di soldati di Alexandria. Sei un mago nero tu. Se ti vedono sono guai. Dai, non fare così. Torno subito, vedrai. Fai il bravo, aspetta qui. Va bene, però tornate subito. Giustamente Vivi, entrando all'Imbloom, verrebbe letteralmente massacrato dalla gente di Imbloom e catturato dalla gente di Alexandria, perché appunto i maghi neri, finito il loro lavoro, devono essere rispediti praticamente a casa. Quindi Vivi, qualora venisse catturato sia da una parte che dall'altra, non farebbe una bella fine. Un mago nero completamente morto. Qui si va verso la stazione, che come potete vedere è tutto distrutto. Qui ci sono gli itinerari della Air Cup, ma al momento non c'è nulla che qui dobbiamo prendere o che dobbiamo fare, almeno in questa zona. L'Air Cup è stato danneggiato dai maghi. In 25 anni di servizio è la prima volta che lo vedo in queste condizioni. Poveri passeggeri, che colpa hanno loro? Beh, come sempre, le vittime collaterali ci sono sempre, purtroppo, anche dove non te lo aspetti. Ciao Rubrum. Entriamo invece nell'hotel, perché nell'hotel abbiamo qualcosa che dobbiamo fare invece. Se vi ricordate bene, abbiamo una lettera da consegnare. E questa lettera da consegnare è esattamente per Moldon. Consegniamo la lettera. Una lettera dalla Moguri Selino, che viaggia sempre in idrovolante. Cupo cupo! Caro Moldon, è la prima volta che salgo su Red Rose, ma ho visto una scena terrificante. Lo spirito di Odino ha una forza devastante, Cupo. Ha distrutto Kleira con un colpo. Non è rimasto niente, Cupo. Selino. Il Red Rose di Bran ha colpito anche Kleira? Che donna malvagia, Cupo. Tutto questo di fronte a Garnet, tra l'altro. Leggo una lettera... aspetta, questa però... ecco, c'è una lettera... esatto, mi ricordavo che qui c'era l'altra lettera di Carmen. Eccola qua. Che tal, Gidan? Non me presentas qualche buenos actores? Una volta ce n'era uno in Limblum che se dava tanta a Sarias. Come si chiamava? Caramba, proprio non mi ricordo. Bueno, non te preoccupes. Ce la caveremos con amor Carmen. Forse si riferisce a Ruel? È l'unico che conosco che si dà tante arie, Cupo. Sì, esattamente lui. Devo chiederti un favore, quindi qua questa volta l'abbiamo visto. Consegneresti una lettera a Montè? Yes. Grazie, Cupo. Da questo momento in poi le lettere non saranno più in sospeso due o tre alla volta, ma riusciremo quasi sempre a consegnare la lettera al Moguri successivo. Quindi diciamo che la situazione qua diventa molto più semplice. Esatto, Carmen passa più il tempo a scrivere che fare altro. Dovrebbe fare teatro, invece no, si mette a scrivere e basta. Ok, non abbiamo altre lettere, esatto, niente lettere, quindi possiamo andare. E abbiamo preso la lettera che ci serviva per il prossimo Moguri. Fermo, o t'ammazzo. Cosa vuoi che ti triti, le budella o il cervello? Ora smettetela, non vedete che è ancora vivo? Vivo? I maghi neri sono manonati da Bran, ma anche loro hanno un cuore. Non dire stupidaggini. Gente che uccide così freddamente non può avere un cuore. Forse non sanno neanche cosa significa averne uno. Qui ovviamente Gidan è preso giustamente dal fatto di conoscere Vivi, che è diverso dagli altri maghi neri, però quello che si vede in giro dei maghi neri purtroppo non è bello, non è assolutamente bello. Seconda parte di Limblum, altro mago nero a terra, e invece qui dobbiamo raccogliere, che c'è la carta, ups,
Non posso possedere altre carte, quindi buttiamo via una carta. Ecco qua. Questa che fa cagare. E prendiamo la carta Limblum, quindi la carta della città. Però qualche altra carta effettivamente la possiamo buttare. Questa ha tanti quadrati. Questa la buttiamo via, questa la buttiamo via. Questa fa veramente schifo. Vabbè, queste già sono un po' meglio. Dovevo farlo prima. Madonna mia, queste ce le ha tutte addirittura. Rarissimo. Non mi ricordo se era successo nella prima volta che abbiamo fatto Final Fantasy 9 che noi addirittura avevamo trovato la carta Hemingway con tutti quanti i triangoli, con tutti quanti gli angoli. Non mi ricordo effettivamente se... Se l'abbiamo fatta in live. Madonna, questa peccato che ha zero di tutto, però era buonissima. Non mi ricordo se effettivamente era successo in live che addirittura avevamo trovato la carta Hemingway con tutti gli angoli, se non mi ricordo male. Fighissima. Eccola qua, questa è Alexandria e qui abbiamo invece Limblum. Non ci è andata benissimo con gli angoli, però vabbè, tanto non la utilizzeremo praticamente mai. Avremo altre carte da utilizzare quando le dovremo utilizzare. Anche perché il gioco di carte, a differenza di Final Fantasy 8, qui in Final Fantasy 9 non ha un ruolo così centrale. Il ruolo centrale di Final Fantasy 9 viene preso dal Ruba e dalle ciocografie, ovviamente. Mentre invece su Final Fantasy 8 abbiamo la possibilità di giocare a carte e diventare letteralmente dei mostri fighissimi che hanno attacchi e hanno praticamente di tutto e di più. Il borgo industriale è stato raso al suolo, quello commerciale e quello teatrale sono in pessime condizioni. Impiegate tutte le forze militari per aiutare i civili a ricostruire la città. Ricevuto. Ciambellano Oltania. Principessa, Gidan, siete vivi grazie a Dio. Il Granduca come sta? È sano e salvo. Il castello è stato risparmiato dall'attacco. Il Granduca gode di ottima salute. Grazie al cielo. Venite, andiamo da Sid. Tranquilli che torneremo qua perché abbiamo tanti soldi da spendere. La principessa Garnet è tornata. Granduca Sid! State bene, Buri? Temevo che Bran vi avesse portata via. Mi ha salvata Gidan. Buri, grazie Gidan. Guardate lui fiero che si mette con le braccia conserte, tipo fierissimo, tipo datemi tutte le lodi. Però Freya, Steiner e Beatrix per aiutarci a fuggire dal castello sono rimasti lì. Beatrix, Buri? Se ce l'è possiamo stare tranquilli. Sì, lo credo anch'io. Volevamo solo allontanarci un po' da Alexandria, invece siamo finiti a pinna con Rox. Buri, grazie. Ma loro tre sono al sicuro. A pinna con Rox? Con Gargant? Lo conosci? Sono il sovrano di un regno. Certe cose devo saperle, Buri. Sid è intelligentissimo. Anche se viene un po'... anche se viene un pochettino, diciamo, schernito fondamentalmente dal suo aspetto da Scaraburi, perché a vederlo ovviamente a forma di Scaraburi non ti sembra essere neanche un sovrano fondamentalmente, sembra essere un personaggio di comparsa, ma in realtà Sid, nonostante sia per l'appunto uno Scaraburi, mantiene un altissimo tasso di intelligenza, non solo dal punto di vista comunicativo ma anche dal punto di vista strategico. Tant'è che dovete sentire quello che dice adesso, cioè quello che ci viene a dire adesso. È importante avere molte informazioni, ma è fondamentale saperle usare. Tempo fa scoprimo che Bran stava cercando di impossessarsi degli spiriti dell'invocazione, quindi loro già lo sapevano, cioè hanno previsto questo, eh? Oh, una mosca. Loro avevano già previsto che potesse succedere una cosa del genere. Avevo sottovalutato la forza di quegli spiriti. È inverosimile, Buriburi. Eppure credevo che, dopo essere stato trasformaburito, niente avrebbe più potuto stupirmi. Ad ogni modo, hai fatto bene ad arrenderti. Guarda Clara, si è opposta ed è stata rasa al suolo. Qua Garnet, giustamente, non so cosa dire, non so cosa fare, perché...
Allarme! C'è un mago nero ancora vivo. Fate attenzione, usa la magia nera. Cosa? Sarebbe questo piccoletto? Lasciatemi, lasciatemi stare. Vi sbagliate, non sono io. Ecco, loro l'hanno riconosciuto, giustamente. Non ti crede nessuno, tu sei un mago nero. Oh no. Esatto. Spinto per terra, spintonato. Abbiamo catturato un mago nero. Non ho fatto niente io. Cosa ne facciamo? Lo rispediamo ad Alexandria? Granduca, liberatelo. Non è uno dell'esercito dei maghi. Vestito così inganna i nemici, ma vivi è uno dei nostri. Scusa, non lo sapevo. Poverino, sa che cosa gli hanno detto, sa che cosa gli hanno fatto nel frattempo. Cioè l'hanno addirittura scaraventato a terra, un bambino. Cioè ricordiamoci che comunque vivi alle fattezze di un bambino, anche se non sembra. E loro nonostante tutto l'hanno preso, l'hanno scaraventato a terra. Ho altre informazioni sulla regina Bran, Buri. Dietro questa guerra c'è Kuja, il mercante della morte. Fornisce le armi a Bran, Buri, e conosce sofisticate arti magiche. Armi? A mia madre? Sì. I maghi neri sono una di queste Buri armi. È stato visto a Toleno. Pare che Kuja venga dai cieli del nord a cavallo di un drago argentato. Allora era lui quella Burmesia. La sua residenza dovrebbe trovarsi nel continente esterno. Il continente esterno? Sì, Daga. Il mondo è pieno di posti che ancora non conosci. Il continente esterno è un luogo inesplorato che si trova al nord del continente della nebbia. Le armi sono fornite solo da Kuja, ma potrebbe esserci qualcun altro che usa magia nera nel continente esterno. Anch'io ho visto Kuja nel castello, forse sta imbrogliando mia madre. Se non fosse per lui, dobbiamo fermarlo. Avete capito subito la Buri situazione, ragazzi. Fermando Kuja, Bran non avrà più Buri armi. Allora sarà l'ora del contrattacco. Se affrontiamo Bran direttamente non otterremo nulla, solo altri morti. Ho capito, dobbiamo eliminare il male alla radice. Infatti, anche se sconfiggessimo Bran, Kuja troverebbe un altro complice. Cioè, vedete come Sid e il ciambellano, cioè, tutti e due effettivamente hanno idea di che cosa sta succedendo e hanno idea di che cosa fare. Cioè, si stanno dimostrando molto più intelligenti rispetto anche a Kleyra, che comunque si è opposta a Bran ed è stata completamente distrutta. Quindi loro che hanno fatto? Hanno deciso di arrendersi, aspettare la possibilità di contrattaccare per poi effettivamente fare danno. La mamma si è comportata da tiranna, ma dietro di lei c'è lo zampino di Kuja. Che disonesto. Ora dobbiamo aiutare Steiner e gli altri. Lo so. Ma non posso darvi uomini dell'esercito. Devono aiutare i civili. Questo perché ovviamente sarebbe stato troppo facile. Ma non preoccuparti, Sid. Noi abbiamo Quina. Se la caveranno, vedrai. La draghiera, la shogun, il cavaliere senza macchie e senza paura. E chi li ferma? E con te ci sono io. Col cuoricino, Gidan non perde mai occasione di infilzare. Devo trovare Kuja. Anch'io. Io non posso più stare in questo continente. Certo, perché giustamente i maghi neri ormai non può più stare. Allora è deciso. Daremo una lezione a quel vigliacco. Prestaci l'idrovolante più veloce che hai. Mi dispiace, Buri, ma va a nebbia. E la nebbia c'è solo in questo continente. Con quell'idrovolante non oltrepasserete il mare. E quello che va senza nebbia non è ancora pronto? Se fosse stato pronto, l'avrebbe già preso Bran. Quando ci siamo arresi, ci hanno dato due condizioni. La prima, Buriburi, la consegna del nuovo idrovolante. La seconda, Buriburi, la consegna dell'artiglio di drago. Capisco il nuovo idrovolante, ma con l'altro coso che ci fanno? Non lo so, Buri. E allora dacci la nave. Mi dispiace, ma anche quella è sotto Buri sequestro. Maledizione, guarda se ora ci dobbiamo andare a nuoto. Veramente un altro modo ci sarebbe, Buri. Nella palude nord del castello c'è una miniera. È una zona piena di buri mostracci. Pare che dalla miniera si possa attraversare il mare e passare all'altro continente. Al continente esterno? Ma sarà vero? Mi sembra strano. Non sono sicuro, Buri. In ogni caso è l'unica cosa che possiamo fare. Noi nel frattempo ci prepareremo ad un eventuale contrattacco, Buri. Tenete, vi posso dare solo questi. Ora andate a prepararvi, Buri Buri. Oh! Sid che mi dona 3000 gil, che tecnicamente dovrebbero essere chissà che cosa, senza sapere che noi siamo letteralmente milionari. Io aspetto qui. Gidan, prendi il necessario anche per me.
Ok, ci penso io. Questo è veramente tipo una sorta di elemosina fatta al giocatore per prendere qualche coda di fenice, qualche pozione, qualora effettivamente non avesse praticamente nulla nell'inventario. Ci siamo arresi e ora siamo un protettorato di Alexandria. Credo che per un bel po' non ti farei vivo. Perciò prendi quello che ti serve, poi chiamami. Esatto, in questo momento siamo liberi di andare dove vogliamo. Quindi andiamo indietro perché questa è l'ultima occasione. Il terzo gioiello ancestrale. Questa è l'ultima occasione che abbiamo di venire a Limbloom per un bel po' di tempo. Abbiamo cominciato a distribuire i rifornimenti. Ci avete messo un bel po'. Lo so, ma i soldati di Limbloom non rispettano gli ordini. Dobbiamo finire di distribuire le scorte prima che Bran si arrabbi. Scendo anch'io al porto a dare una mano. Ora che l'artiglio di drago è nelle mie mani, posso anche assentarmi. Signor sì. Quindi hanno recuperato un altro gioiello ancestrale. Allora, qui ci siamo stati. Qui abbiamo preso tutto. Qui non c'era nada. Ecco, qui abbiamo... Sono caduti di sotto cielo. Attenzione, l'aria colpita puzza. Quindi non c'era nulla. Allora, dobbiamo andare da questo lato perché... Cosa che non si pensa, ma abbiamo praticamente la possibilità di utilizzare... Esatto. Possiamo utilizzare, diciamo, l'airship per andare al borgo teatrale. E c'è qualche cosina che dobbiamo raccogliere. Quindi l'hanno rimesso in funzione praticamente in tempo record, praticamente. Peggio dei cinesi che costruiscono le strade in una notte. Qui ci sono, vabbè, tutte le tariffe, tutte le robe. Noi invece dobbiamo andare di qua. Successivamente andiamo di qua. E qui abbiamo una bellissima gemma grezza. Che delusione. Però, che bel dipinto. È un'immagine un po' triste ma piena di forza. Ah, si capisce allora. L'artista che è compiaciuto delle sue, della sua opera. Ops, aspetta, forse là c'era... Ah no, questa era l'esposizione, ok. Mi ricordavo un altro oggetto, invece nope. Qui non c'era nient'altro. Scendiamo. E qui c'è il nostro amichetto. È un grande shock aver perso il teatro. A proposito, non ne conosci un altro? Ad Alexandria ce n'è uno piccolo dove recita anche Carmen. Davvero? Ma in provincia le donne mi correranno dietro. Sopporterò. D'altronde è questa la dura vita di noi star, piena di donne desiderose. Ecco. Wow, aspetta! Carmen e Ruel, una coppietta niente male. No, non cadere, non cadere. Accidenti per un pelo. Sì, vabbè, ho capito. Non volevo farti cadere, va bene la prima volta, però... E qui ritorniamo nel nostro vecchio covo. Wow! Si sono spaventati i ragazzini. Lo sapevo che erano quelli col cappello da Merlino i nemici. Quando torna Calò? Quando c'è Calò non ho paura di nessuno. Ehi, Gidan, sei un piscialetto! Per fortuna che ci siamo noi a difendere il covo dei Tantalus. Va, se devi andare. Qui ci pensiamo noi. Insultato da dei bambini, però. Ok. Va bene, accetto. Ovviamente prendiamo degli spicci proprio rubare alla Caritas praticamente. Qui non c'era nient'altro e possiamo scendere. Proprio rubare alla Caritas praticamente. Ho visto la scena della distruzione del nostro borgo industriale. Non credo ci siano sopravvissuti, saranno stati tutti risucchiati. Esatto, perché appunto Atomos ha fatto... Scorpacciata e piazza pulita soprattutto. Ok, adesso possiamo andare indietro. Anche perché non ho bisogno di rubare i soldi. Cioè i soldi sono l'ultimo dei problemi nel gioco. Sfortunatamente, perché se avessi tutti quei soldi anche nella vita vera sarebbe fighissimo. Però almeno nel gioco non è un problema di soldi. Non abbiamo un problema di soldi. Cioè non abbiamo problema di soldi. Però vabbè. No, in realtà la cameriera si vede nel fondo pre-renderizzato, eh.
Se ci fate attenzione, la cameriera non è morta, perché guardate dov'è. È lì, nell'angolo a destra, se la notate bene. È lì, nel fondo pre-renderizzato. È lì. Quindi non è andata da nessuna parte. Allora, a questo punto iniziamo a fare compere. Perché adesso qui è necessario fare compere. È ora di cambiare spada. Costano care, ma mi farà uno sconticino? Mm-hmm. A questi non voglio vendergli niente. Apposta gli alzo i prezzi. Ma a te faccio un buon prezzo, amico. Bene. Compriamoci tutto a 10 a 10, senza pensarci minimamente. Anche perché molti di questi oggetti li utilizzeremo per il crafting. Quindi meglio fare scorta. Tanto i soldi ce li abbiamo, non sono un problema. Ok, boh. E adesso andiamo invece dall'altro lato. Qui abbiamo la possibilità di comprare pozioni, code fenice, eccetera, eccetera. Però vabbè, code fenici ne possiamo comprare magari un'altra trentina, giusto per... Le tende sono quelle che mi interessano maggiormente. Ne compriamo un paio, che sono quelle che utilizzo di più. Poi per il resto invece, sti cazzi, non c'è bisogno di comprare altro. No, no, mi si è bloccata la vibrazione del joypad. Un secondo. Ok, speriamo che adesso funzioni nuovamente. Ok. Mi si era bloccata la vibrazione del joypad. Ciao True Sharp, buona fortuna. Allora, qui non c'era nient'altro che dobbiamo prendere. Questo era il fuoco e il fuoco. Accidenti, mio padre è stato assalito dai maghi. Sono riuscito a salvargli la vita, purtroppo però ha perso una mano. Non potrà più lavorare in officina come fabbro. Ho deciso di farmi insegnare il mestiere, lo continuerò io. Metterò su una bella officina, come quella di mio padre. Sì, ce la farò. Quindi inizia a saldare. Allora, Butterfly Sword, però noi già ce l'abbiamo, quindi non c'è bisogno. Organics, ce l'abbiamo e non c'è bisogno. Exploder, finalmente una nuova arma per Gidan, quindi craftiamola. T-shirt già ce l'abbiamo. Spolverino ne abbiamo uno solo, quindi io in realtà un altro lo farei. Galosche ne abbiamo già tre. Sciarpa gialla che non abbiamo. Forse la sciarpa gialla ce l'ho equipaggiata con Freya, però se non sbaglio. Quindi dovrei avercela in realtà, solo che qui non posso farne un'altra. Marsupio, che già ce ne abbiamo due, quindi va bene. Moonboot ne abbiamo tre. Cerchietto, ne possiamo fare addirittura due. Anello Coral, che però noi già ce l'abbiamo. Fular, che non ce l'abbiamo. Ne facciamo due. Scarpe rosse, che ne abbiamo una sola, quindi sinceramente va anche bene. Pettinino, ne facciamo due. Cinturone, che già ce l'abbiamo. E basta, quindi va bene così. L'unica è la sciarpa gialla, ma la sciarpa gialla, se non mi ricordo male, forse ce l'aveva Freya, quindi non è un problema. O forse sì, forse ce l'avevo Freya o qualcun altro, quindi non è un problema, la recuperiamo non appena c'è tutto. Ok. Credo che non mi serva più niente, per cui possiamo andare. Sei pronto? Yes. Bene, da questa parte il Granduca ti aspetta al primo livello. Approdo della flotta di Bran, evento che non si può skippare. Che strano, come bottino di guerra hanno preso solo un po' di roba da mangiare. Credi che se la portino davvero ad Alexandria? Forse devono affrontare un lungo viaggio in nave. Chiudete il becco e caricate la mercanzia. Quanto la odio, si dà troppe arie. Dobbiamo guadagnare tempo senza insospettirli. Per fermare quel coso ci vuole ancora un po'. Ma se ormai il continente è dominato da tutta Alexandria, chi si preparano ad attaccare stavolta? Eh sì, questi forzieri non si possono prendere, sono semplicemente coreografici, sono di scena. Che intenzioni avranno? Non lo so, ma la sete di potere della regina Bran è senza limiti. Effettivamente uno può pensare al fatto che quei forzieri si possano prendere, ma in realtà... Nada.
Quale sarà la prossima meta? Non lo so, ma non c'è paese che potrà opporsi al potere del nostro regno. Sicuramente la regina avrà in mente un piano. Noi non dobbiamo preoccuparci. Senti, invece di stare qui, andiamo su. I soldati di Limblum sono nella stanza degli ospiti, andiamo a dare un'occhiata. Che poi, tra l'altro, immaginatevi i soldati di Limblum che sono tutti maschi, con i soldati femmina di Alexandria, cosa si può venire a creare? Come prigionieri di guerra, però. Lascio l'immaginazione correre. Che diavolo vuole fare Bran stavolta? Gidan, voglio venire nel continente esterno. Che ti prende ora? Se per caso, attraversando il mare, vi imbattete in qualche mostro, io non posso aiutarvi se non mi porti con te. Ti preoccupi per me? No, cioè sì, ecco, vedi, perderesti il tuo prestigio di bandito senza avere più in ostaggio una principessa. Sarebbe un disonore. Ah, grazie. Vorreste dire che senza di voi, mia cara principessa, sono una nullità? E lei che si mette... Donna, quando Garnet prende la posa tipo così, arruffata, tutta incazzata, è adorabile. La adoro. Scusa. Non arrabbiarti, dai. Piuttosto, sei sicura? Andiamo in un posto sconosciuto. Sì, ormai ho deciso. Devo fermare mia madre. Ok, restami vicino col cuoricino. Ci penso io a te e a Vivi. Va bene. Lui che è subito... Ci penso io a te e a Vivi. Eccoti, Gidan. Dov'è Sid? Ha detto di aspettarlo qui. Dove diavolo è andato ora? Eccolo. Buriho! Ce l'ho fatta! Gli ho bloccato la funivia qui e alla porta del drago marino. Mi fanno inscaburire. Fanno come gli pare nel mio castello. Beh, è ora di andare. La miniera è molto intricata. Attenti a non perder Buri. Ah, portatevi questo, Buri. Cos'è questa carta straccia? Il solito Buri ignorante. Questo è il patrimonio Buri nazionale di Limblum. È una vecchia cartina di tutto il Buri mondo. Ci sarà utile. Mappa mondo. Quindi finalmente abbiamo il mappa mondo. Anche se noi la mappa già ce l'abbiamo, solo che adesso è una mappa un po' più completa, perché si vedono meglio tutti i dettagli delle zone. Svelti ora, altri memburi vi scoprono i soldati. Gidan, Vivi, mi raccomando la principessa. Sì. Granduca, non preoccupatevi per me. Forza, andate ora. Se trovate qualcuno con dell'olio di scaraburi, spillateglielo tutto, Buri. Daga, andiamo. Let's go. E qui parte l'altro evento in tempo reale. Mi fanno inscaburire. Con un regnante scaraburi, i soldati non possono essere che una massa di imbecilli. Perché ci mettono tutto questo tempo per portare due casse? Eh? Voi due lì, ho detto forse che potete riposare? Branco di rammolliti. Fra poco si passa al piano successivo. Quando gli dirò di... Signore, signor capitano, il motore si è improvvisamente fermato. La funivia non si muove. Davvero? Sì, colpa dello scaraburi. Mannaggia, volevo fare compere prima di partire. Le sentinelle hanno segnalato qualcosa? No, niente. Questa è opera di Sid. Cosa starà tramando? E qui parte allarme generale. Ciao, ciao Loli. Venite qui anche voi, dobbiamo trovare il Granduca. Ricevuto. Let's go. Via. Però ormai noi già siamo lontani, quindi sti cazzi. Allora, qui che abbiamo? Ta-tan! Montè. Consegniamo la lettera a Montè. Una lettera da Moldon? Grazie, Cupo. Caro Montè, che tragedia! Mokku è sparito dal castello. L'avranno preso i soldati femmine d'Alexandria? Oppure se lo saranno mangiato i maghi neri? Sono preoccupato, Moldon. Che gli sarà mai successo, Cupo? Niente lettere, quindi per il momento siamo completamente liberi. Quindi facciamo un salvataggio in un altro slot. Così abbiamo la possibilità, anche anzi io ho la possibilità magari... di riguardarmi la live e vedere se effettivamente ho fatto tutto correttamente, ma per il momento non ho problemi.
E qui possiamo andare. Qui c'è il nostro amichetto che ci vende un sacco di roba fighissima. Che cosa? Vai alla miniera abbandonata? Allora va a nord verso la palude a forma di zucca. Incontrerei un sacco di mostri. Fossi in te, mi comprerei qualcosa. Certo che compro qualcosa. Guardate che cosa vende. La famosissima spada che potevamo rubare a Beatrix. Poi abbiamo la Partisan, la multiracchetta, che vabbè, noi qua già abbiamo comprato tutto a... eccetera eccetera. Guanti Raijin, bandana, cappello magico, elmo di Mithril, scamiciata. Qui abbiamo comprato tutto, ecco, giubba di Adaman, la prendiamo e basta. Poi per il resto abbiamo già preso tutto. Possiedo 13 Icebrand perché le ho comprate nel negozio di armi. I soldi non sono un problema, se noti abbiamo una piccola cifretta da lato e quindi possiamo tranquillamente comprare tutto in molteplici copie per dei craft futuri. Quindi abbiamo la possibilità di pararci un pochettino il culetto. Anche perché un Icebrand l'ho presa al castello di Alexandria, due Icebrand le ho rubate a Beatrix, le altre 10 le ho comprate. Ecco perché ne ho così tante. Allora, iniziamo a guardare un po' gli equipaggiamenti, perché abbiamo delle robe da apprendere. No, qui abbiamo tutto a posto. Con quello che abbiamo comprato, ovviamente, dobbiamo controllare sempre se ci sono abilità da imparare o meno. Qui abbiamo ovviamente la Mu. Qui non abbiamo nulla. Qui non abbiamo nulla. Qui non abbiamo nulla. Qui non abbiamo nulla. Ma qui abbiamo invece la nuova arma di Gidan. Quindi Gidan prende un bel upgrade. Ciao Ale. Poi Vivi non abbiamo niente. Qui non abbiamo niente. Io ovviamente ho già preso tutte le abilità che potevo apprendere off camera, giustamente, perché mi sono portato un po' avanti. Ok, anche qui non abbiamo nulla. Perfetto. Qui abbiamo un cerchietto. Ah no, la bandana. Mi ricordavo cerchietto, però vabbè. Benissimo. Allora, prima di andare però alla palude, perché ovviamente dobbiamo andare alla palude di... dobbiamo andare alla palude dei Q. Se vi ricordate bene, noi quando siamo andati a Cleira avevamo dei semi di Kupo. Quindi cosa vi ho detto io quando abbiamo i semi di Kupo? Dobbiamo andare a consegnarli. Quindi prendiamo il nostro amico Jacobo. E andiamo a consegnare i semi al nostro amichetto. Perché vi ricordo che dobbiamo sempre consegnarli quando ce li abbiamo addosso. Altrimenti non possiamo riceverne altri. Non devo canticchiare le host. Non devo canticchiare le host. Non devo canticchiare le host. Ta-da! Sorpresa! Sì. I moguri si riproducono, ovviamente, perché non ne avremmo così tanti in giro per il mondo. Non sappiamo effettivamente come funziona la loro riproduzione, però sì, anche loro si riproducono e hanno fatto il loro primo piccolino. Hanno fatto il loro primo piccolino. Hai altri semi di Kupo? Me li dai? Certo. Elisir, ok. Ok, possiamo andare. In realtà non si sa nulla dei moguri, non si è mai capito effettivamente come siano classificabili. Possono essere probabilmente più vicino a dei mammiferi, ma non è detto che lo siano. Però, anche perché comunque possiedono caratteristiche non necessariamente di mammiferi, però forse è diciamo che forse è la famiglia più vicina quella dei mammiferi, però non è sicura al 100%. Però a quanto pare hanno comunque la loro possibilità di riprodursi, quindi abbiamo visto che i due moguri ovviamente nella grotta di Ghizamaluk non hanno niente da fare. E quindi anche loro... vabbè. Anche loro si divertono, ecco, mettiamola così.
Ritorniamo alla nostra palude del Q, perché abbiamo da recuperare qualcosina, o per meglio dire qualcuno in realtà. Niente proprio di meno che la nostra Quina, finalmente ritorna Quina. Quina, tutto bene? Ciao Gidan, mi sono fatta un'ammazzata, tornata sola da Kleira. Anche se in realtà non è lontanissima la strada di Kleira, perché lei da Kleira entra da Ghizamaluk, da Ghizamaluk torna alla palude, quindi non è lontanissima. Solo che giustamente Kleira distrutta da Odino in quella maniera, effettivamente poteva essere un problema. Sai qual è la strada per il continente esterno? Deve essere da queste parti. La strada per continente esterno. Mi pare che da quelle parti ci stanno belle ranocchie. Se è per una giusta causa, Erane, allora vengo con voi ragazzi. E qui abbiamo nuovamente Quina in party insieme a noi. E adesso con Quina dobbiamo vedere cosa poter equipaggiare. Innanzitutto una bella fororchetta che porta il suo attacco fisico a 53, letteralmente un mostro. Anche se Quina comunque è un mostro a prescindere, non tanto per il fatto di avere... Ecco, la sciarpa gialla ce l'aveva Quina. Ecco, mi ricordavo appunto che l'avevo data a Quina. Ok, però sta imparando Gilap. Gilap per il momento non mi serve, preferisco che tu abbia... Ah, non è neanche sempre Reflex? E allora mettiti l'anello Reflex per ora. Meglio avere sempre Reflex. E da questo momento possiamo attivare sempre Reflex su tutto il party. Quindi togliamo Antimedusa, che per il momento non mi interessa, Isotermia, che per ora non mi interessa, e anche Insonnia, che per ora non mi interessa, e attiviamo sempre Reflex. E adesso lo possiamo attivare con tutti. Diavolicida, Besticidia lo togliamo, Insonnia lo possiamo togliere, e Siero, Listinebra mi serve perché Blind non lo posso accettare, tanto male che vada ho le panacee per curarmi. Anche Vivi sempre Reflex, quindi togliamo Siero, Anticaos no, Insonnia, però mi sa che devo togliere anche Anticaos. Va bene, togliamo anche Anticaos e diamo sempre Reflex. E anche per te, amica mia, ti diamo sempre Reflex. Oddio, ci arrivo? Oh oh, forse non ci arrivo. Vabbè. Devo toglierti anche Megafono. Vabbè, con sempre Reflex tecnicamente sono quasi immune alle magie di status, però se i nemici hanno delle tecniche che mi infliggono gli status, potrebbe essere un problema. Quindi almeno Insonnia o Megafono devo comunque darle. Intanto mettiamo le abilità up per il momento, che è sempre comodo. E va bene così. Perché ho messo sempre Reflex a tutti? Perché adesso ovviamente avendo Quina, è Quina la nostra curatrice, quindi non ho bisogno di utilizzare Daga o Garnet in questo caso come curatrice. Quina fa tutto, fa danni, fa cure, fa le magie, fa quello che gli pare e piace. Quindi posso sfruttare la meccanica di Vivi del Reflex, che lo rende già forte a questi livelli, ma lo renderà OP a livelli allucinanti a fine gioco. Ciao, ciao Sakina, benvenuta. Sei arrivata giusto, giusto in tempo. Ok, a questo punto usciamo e rientriamo, perché dobbiamo catturare le rane. Eh sì ragazzi, era da un po' che non catturavamo le rane. Gidan, piglio una rana. Ok, ti aspetto. Grazie, dotto. Benissimo, let's go. Qui le rane possiamo prenderle tutte. Perché tanto nella palude qui non tornerò per un bel po', quindi... Si possono prendere tutte le rane. Perché tanto resteremo nel continente esterno per un bel po' di tempo. No! Solitamente vi ricordo che è meglio conservare una rana femmina, una rana maschio e la rana dorata per dimezzare il tempo di spawn. In questo caso non me ne frega nulla. Quina, te stai andata fa. Ora le posso catturare tutto. Stai imparando bene l'arte. Piglia questo. Elisir. Grazie signora Mae. Sarà orgogliosa di me, ce può giurare.
Bene, continuiamo. Dobbiamo prenderle tutte. Vediamo se... Ole, presa. Presa. E ora pigliamo anche quella dorata. Che tra l'altro c'è anche un achievement, se non sbaglio, nella versione Steam. Quando si cattura la prima rana dorata. Che io già ho catturato, quindi sti cazzi. Ok. Abbiamo finito. Qui ne hai finito? Basta così. E adesso dobbiamo trovare l'ingresso per il continente esterno. Quindi andiamo, giriamo tondo. E qui succede qualcosa. Quina, dove vai? Sento odore di rane. Basta con queste rane, ora cerchiamo il continente esterno. Ecco le rane, stanno da qua. Quina, aspetta. Accidenti a questa. Te avevo detto che c'erano le rane. E lei che sniffa. Aspetta. Madonna, ha sfondato tutto. M'è scappata. Non è il momento di correre dietro alle rane. Ma quella non è l'entrata della miniera che cercavamo? Proprio classica botta di culo degli anime che arriva così totalmente a caso. Che sta cosa un pochettino mi triggera effettivamente. È la prima volta che la vedo. No, i Q non hanno naso. Infatti, se notate, praticamente fanno un po' come i cani. Cioè, loro praticamente non sudano e hanno sempre la lingua di fuori che gli fa da termoregolatore. Però non hanno effettivamente un naso, respirano dalla bocca stessa. Gidan, ma per davvero devo infilare qua dentro? Certo. Passata la miniera, saremo nel continente esterno. Forza, andiamo. Questa è la classica botta di culo degli anime, dei manga, che io ho un po'... Non mi è mai piaciuta come soluzione. Avrei preferito magari un'indagine o comunque un mistero o un qualcosa. Si poteva parlare anche con Quera, in realtà, perché c'era la possibilità di parlare con Quera. E Quera ovviamente avrebbe detto no, io non conosco nessuna palude, non conosco nessuna miniera, non conosco nessuna caverna, quindi non posso aiutarvi. Però dopo quel dialogo praticamente si sarebbe sbloccato automaticamente questo filmato. Però ci sta. Non c'è bisogno di parlarci, perché basta che si gira tondo, scatta comunque il filmato. Fossil Room. Nuova località, nuova zona, nuovo dungeon, chiamiamolo così, anche se non è esattamente un dungeon. Eh? Che c'è qua dentro? Non vedo niente. Ok. Che? Musica da boss fight. Anche se questo è un cestino totale come boss. Neanche lo classifico come boss. Mamma! Ok. Si scappa. Mi raccomando, non fatevi colpire. Anche se in realtà vi faccio vedere il combattimento. Ve lo voglio far vedere il combattimento. Allora, questo è un boss completamente cestino. Cioè, ha la musica da boss fight, ma è letteralmente un cestino. Inoltre, altra peculiarità, non possiede oggetti da rubare, o per meglio dire, se non mi ricordo male, coda di fenice, pozione, cioè ha comunque degli oggetti standard, e cosa fondamentale, non si può sfruttare per farmare esperienza o AP, perché non dà niente di tutto ciò, quindi la cosa più intelligente da fare è scappare, però io per completezza vi faccio vedere il combattimento. Inoltre, una cosa bellissima proprio di game design, perché qua si parla appunto di game design, è che dato il fatto, o per meglio dire, dato l'evento che il boss vi rincorre e quindi voi state scappando dal boss, quando vi attacca sarà sempre attacco alle spalle e quindi le file saranno invertite. E il boss avrà sempre il diritto di azione preventiva, perché giustamente noi stiamo scappando, lui ci prende alle spalle e quindi tutte le volte che combatteremo sarà attacco alle spalle. Esatto, attacco alle spalle. Se rubiamo vi faccio vedere che praticamente ha oggetti standard, non ha niente di eccezionale. Ovviamente le magie tutte rimbalzate contro, perché abbiamo reflex sempre attivo con tutti.
lui giustamente ha lo scudo per la morte. Livello AD5. Questo è uno dei motivi per cui non ho livellato fino ad ora. Perché da un AD livello 5 potreste essere fottuti. Letteralmente fottuti. Mentre io invece non ho livellato e quindi di conseguenza siamo ancora freschi. Vi faccio vedere giusto per il meme gli oggetti che possiede, ma non c'è nulla di interessante da rubare da questo boss. Noi con Reflex siamo tranquillamente al sicuro. Non abbiamo nessun problema. Dai, Gidan. Vabbè, però. Dai, su. Ovviamente Reflex è comunque un'arma a doppio taglio. Perché in teoria non potremmo curarci con... Sì, effettivamente potrei fare spot. Perché non possiamo curarci con Garnet. Perché appunto Garnet fa... Garnet fa per l'appunto magie, quindi di conseguenza non potremmo curarci con le magie, ma dato che con Quina abbiamo vento bianco, Quina può tranquillamente curarci e bypassare il reflex, quindi non c'è pericolo. Ecco, possiede etere, che è il suo oggetto più raro praticamente, quindi per farvi capire a che livelli siamo, quindi non c'è problema. Non ci avevo pensato di avere spot. Non l'ho mai usato, quindi... Via! Reflex per 4. Pom! Eccoci. Questo è quello che è in grado di fare vivi con 4 reflex attivi. Ok, lui poi ovvio si rialza, vedete? Dopo un po' si rialza. Un po' come... il boss di Dollet di Final Fantasy VIII, se ci fate caso. Però solo che qua purtroppo non possiamo farmare gli AP come abbiamo fatto su Final Fantasy VIII. Ok. E qui il boss se ne va a cagare. Aia. Scusa, ti ho fatto male? No. Attenta. Boom, scansati, pomf. Uff, ci siamo salvati per un pelo. Accidenti, quel mostro non è servito a molto. Chi va là? Eccoci. Vi cercavo, principessa Garnet. E tu chi sei? Subito lui che parte, fenomeno. Vabbè, d'altronde la Nii che si presenta con ste bombe a mano di fuori, giustamente. Anche io, poi rossiccia, tutta bella... Bella aggressive, effettivamente. Eccola. E lì parte Daga, scemo, con la sua posa da bambina arrabbiata. Scemo. Scusa. Sono la Nii. Ho ricevuto ordine dalla regina Bran di cercare la principessa. Mia madre mi cerca? E perché mai? Io non voglio tornare ad Alexandria. Veramente la regina Bran non vuole voi. E chi allora? La regina vuole solo ciò che vi siete portata via dal castello. Esatto. Restituitemelo subito. Appartiene a Bran. No. Non avete sentito? Ecco la vera boss fight. Non mi sfuggirete tanto facilmente. Vi conviene ubbidire. Avanti, fatela brava. Sei stata tu a tenderci la trappola? Ho l'incarico di riprendere questo oggetto a tutti i costi. Cosa vuoi dire? Ancora non capisci? Non mi hanno ordinato di riportare la principessa sana e salva al castello. Sentite, questo è comunque un suggerimento per quello che è, per quella che è la boss fight. Se vi ricordate bene, quando abbiamo affrontato i Valser, vi avevo detto che i Valser non avrebbero ucciso Garnet, ma avrebbero ucciso tutto il party e poi successivamente addormentato Garnet. Qui questa meccanica non c'è più. Quindi da questo momento in poi la Nii, che è per l'appunto il boss incaricato di catturare Garnet, attaccherà anche Garnet e la manderà a KO. Se necessario la manderà a KO. Anzi, al contrario di quello che facevano i Valser, la Nii sarà più concentrata ad attaccare Garnet in questo combattimento. Quindi tutti gli attacchi che farà la Nii
un circa un 60-70% saranno rivolti contro Garnet. Fateci caso. Durante il combattimento fateci caso. Che strano. Tacete. Datemelo o passerò alle maniere forti. Oddio. Datemelo. Aha. Cioè proprio sembra proprio satanata. Datemelo, passerò alle maniere forti. E cosa fai? Ci picchi? Sì, picchiami. Zitto imbecille. Ora ti faccio vedere io. Ok. E qui comincia la boss fight con un'introduzione di Lani che non posso mai dimenticare, perché guardatela. Boom! Guardatela in HD con lo smalto rosso tutto aggressivo. L'hai messa già a ponte. No, oh, non si dicono queste cose. Scusatemi, scusatemi. Polizia di Twitch, mi perdoni. Però, come potete notare, lei è già praticamente... Anche col petto praticamente tutto... guardatela come... Vabbè, abbiamo capito. Eccola qui. Perfetto. Allora, cominciamo. Vedete? Vi conviene darmi il ciondolo. Vedete come attacca Garnet? Allora, iniziamo a fare una bella cosa. Magi martello. Successivamente facciamo una bella tenda. Così le togliamo la possibilità di fare le magie. E con Gidan ovviamente rubiamo. Vedete? Lei praticamente attacca Garnet, però... Via! Ovviamente devo stare attento perché non posso ammazzarla, devo curarla. Sì, è KO. Sì, è game over. Se perdete... oddio! Ho rubato la Vlacius subito. Che culo. Vedete che attacca Garnet? Come è focussata su Garnet? Che culo. Che già è finita, perché la serie del 7 l'abbiamo completata. Spada Coral. Finalmente. Quindi, ok, non dovrebbe avere più niente. Ok. Allora, un secondo, vi spiego questa cosa, poi vi faccio vedere Vivi cosa riesce a combattere con calma. Ok, Vivi, facci vedere che cosa sei in grado di fare. Oh! Shottata, mi hanno detto? Madonna mia, sta scoppiando! Madonna mia, sta scoppiando proprio! Vi è andata bene perché sono da sola. Ma non finisce qui. Ok. A questo punto ovviamente dovremmo andare avanti. Ma siccome il gioco è un pezzo di merda, dobbiamo tornare indietro. Perché da dove è uscito il boss, che c'era appunto la fessura che si poteva spiare dentro, c'è un oggetto. Che non è niente di eccezionale perché è un elisir, però... Un elisir è pur sempre un elisir, quindi mi sembra giusto. Mi sembra giusto andarlo a prendere. Ne vale la pena. Oh, il grifone. Davvero devo prendere qualcosa? Credo di no, però. Vediamo se funziona. Ovviamente manco per il cazzo. Codata all'India. Critico mi ha fatto. Mi ha fatto un critico. Mi ha fatto un critico. Che poi il grifone. Non mi ricordo se aveva una tecnica. Oh, mi hai rotto le pa. Ora t'ammazzo. Tra l'altro notate che praticamente i nemici hanno perfora reflex, eh? Mi fanno danno nonostante tutto. Vediamo se lo posso mangiare, ma non credo. Ah no, aspetta. Ah sì, infatti si hanno perfora reflex. Sono infamissimi.
Devo indebolirlo per magnarlo. Toh, ti faccio un altro Fira. Sperando di non shottarti. Ok, scherzavo. Vabbè. Come non detto. Vabbè. Come non detto. Allora, intanto mi curo adesso, perché ovviamente posso curarmi. Diciamo che esternamente alla battaglia posso curarmi, quindi non è un problema. Ciao, ciao Koi. Allora, prendiamoci l'elisir. Eccolo qua. Via. Andiamo avanti. Allora, proviamo a fare così. Vediamo se riusciamo a divorarlo giusto per lo spirito di divorarlo. Che bella l'animazione delle magie. Devo indebolirlo per magnarlo. Vai Garnet, dagli un colpo di mazza in testa. Che tanto il grifone non mi insegnava niente, se non mi ricordo male. È giusto per il meme che lo sto facendo. E infatti, che schifo. O forse è perché ho già l'abilità del grifone. Anche perché la tecnica che devo apprendere si prende, cioè almeno una delle tecniche che devo apprendere la dobbiamo prendere nelle gallerie di Fossil Ruper, appunto. Che è Sancta livello 4, se non mi ricordo male. Questi hanno camomilla, quindi li possiamo tranquillamente shottare. Hit. Che non hanno perfora reflex, quindi siete fottuti. No, ora si suicida, vero? Vabbè, rip. Loro avevano camomilla, se non mi ricordo male, come abilità, qualora non l'aveste imparata prima. Se non ricordo male, loro avevano camomilla. Ai. Quindi le tecniche è possibile apprenderle anche più in là, però ovviamente prima si apprendono e meglio è, giustamente. Let's go. Madonna, quanto lo odio Fossil Ru. È la parte che probabilmente odio di più di Final Fantasy IX. Ma la odio per un motivo in particolare, non tanto per il dungeon o qualcosa in genere, proprio la odio per un posto nello specifico. Sfruttiamo il Gargant selvatico. Let's go. Via. Esattamente. Esattamente. Il picconare è un incubo. Anche perché in teoria il picconare non mi serve a niente. Perché io comunque l'oggetto, come tesoro del picconare, già ce l'ho. Tecnicamente è possibile recuperare con una percentuale veramente bassa, ma veramente bassa, quasi come rubare gli oggetti di Beatrix. È possibile ottenere all'interno di questo, diciamo, di questo dungeon di Fossil Ru un anello di Madain. Però noi l'anello di Madain già ce l'abbiamo. Quindi in teoria non mi servirebbe a niente, però siccome stiamo facendo una run completa, devo trovarlo. Anche a costo di salvare e poi farlo per conto mio, ma devo trovarlo. Cioè il problema per me sarà questo, che devo trovarlo. Oh, amico Steelskin, me la sono vista brutta a Clara, non riuscivo neppure ad alzarmi dal letto.
Per fortuna è tutto passato e ho potuto riprendere il viaggio. Ti vendo un set di 3 oggetti. Yes, dammi tutto, amico mio. Grazie, con questi posso viaggiare ancora un po'. Per un po'. Mokku. Una lettera da Kuppo? Non so chi è, però sono troppo curioso di scoprirlo. Vuoi leggerla con me, Kuppo? Certo. Caro Mokku, non ho niente da fare, quindi gioco a nascondino. Sono nascosto qui, in una tana. Vediamo se mi trovi, Kuppo. Ti do un piccolo indizio. Sono dentro un muro. Tanti Kuppo da Kuppo. Esatto. Che sfaccendato, Kuppo. Se sapesse le pene che ho patito io per fuggire da Limblum, gli passerebbe la voglia di giocare. Ok, Mokku Shop cosa avevi tu? Niente, vero? Solo oggetti. Quindi, fanculo. Va bene. Anzi no, salviamo, perché questo sarà probabilmente il mio salvataggio per poi gestire la zona di Fossilru qualora non dovessi trovare l'anello picconando. Lo faremo un paio di volte, faremo un paio di picconate, giusto per, anche per far vedere come funziona questo minigioco, che è per me orribile, è letteralmente orribile, però è giusto farlo. Allora, prima di fare la leva però, andiamo con il Gargant da questo lato. Anche perché adesso mi devo ricordare il funzionamento delle leve, perché non l'ho mai imparato a memoria. Ok, prima a destra, poi a sinistra, va benissimo. Anche perché qua si andava a prendere il forziere, esatto. Spilla di gnomo. Che tra l'altro la spilla di gnomo la potevamo recuperare anche prima, perché la spilla di gnomo si può recuperare all'asta di Toleno. Solo che noi non avevamo i soldi per partecipare all'asta di Toleno, o comunque non ne avevamo a sufficienza in realtà. Quindi la spilla di gnomo effettivamente è uno di quegli equipaggiamenti che ci siamo lasciati alle spalle, ma che con un po' di farming avremmo potuto ottenere già parecchio tempo fa. Non è un problema in realtà, perché comunque la spilla di gnomo la possiamo recuperare. Come potete vedere, possiede delle tecniche interessanti, però non è fondamentale per il momento. Però insegna level up, e level up sarà utile soprattutto nelle fasi endgame. Quindi iniziamo ad apprendere level up con chi ovviamente deve apprenderlo. Non è importantissimo, però non è neanche uno stupido oggetto. Potevamo recuperarlo prima, però alla fine si può recuperare anche qua, quindi non c'è problema. Ok, e adesso possiamo tornare indietro. Il gioco delle leve, tecnicamente, qui su Fossilru, ora che ci sto pensando, non è difficilissimo. Perché solitamente dovete andare prima nella direzione già preimpostata e poi cambiare la direzione per proseguire il dungeon. Perché così ne approfittate e prendete anche i tesori. Perché altrimenti poi vi lasciate dei tesori alle spalle e non ne vale la pena. Ciao Brigante, anche tu a caccia di tesori? Tesori? Di che parli? Come, non lo sai? Pare che qui siano nascosti tantissimi gioielli e fossili preziosi. Credevo venissi anche tu ad arricchirti, come tutti. No, non sono qui per questo, ma dimmi, da qui si arriva al continente esterno? Il continente esterno? Come ti vengono queste strane idee? In ogni caso, ti avverto, giovane, questa miniera è piena di meandri, ma non ho mai appurato dove porta. Credo che si debba proseguire da quella parte, ma non è un'impresa facile. Devi servirti dei Gargant, ma sono animali così capricciosi. Se sali su uno e aspetti semplicemente che ti porti, arriverai solo a vicoli ciechi. Esatto. Per andare dalla parte che desideri, devi usare le valvole, come quella lì. E cosa c'entrano i Gargant con le valvole? Le valvole controllano le fuoriuscite di acqua. I Gargant hanno paura dell'acqua, perciò potrei usare le valvole e scaricare l'acqua nella direzione contraria al lato dove vuoi andare. A proposito, quella è la valvola numero 2, devi azionarla per poter proseguire. Ho capito, ma come faccio ad arrivare lì? Bello mio, usa il cervello. Puoi andare di là col Gargant, però devi azionare prima la valvola numero 1. Capito? È una sorta di dungeon dove bisogna incastrare bene le direzioni per raggiungere la fine, quindi a furia di tentativi ci si arriva lo stesso, però ok, grazie per le informazioni. Buon, via, let's go. Il consiglio che vi do io è andare sempre nella direzione predefinita, prendete i tesori, tornate indietro, azionate la leva e poi andate dall'altra parte. È il percorso più facile in teoria. Bon, via, via, via.
Percorso numero 1, vedete? Adesso azioniamo da questa parte la leva, che c'è il bivio, vedete? Ok, quindi mi porta dall'altro lato. E portandomi dall'altro lato posso correggere il bivio numero 2. Poi da qui torniamo indietro e rifacciamo la stessa cosa. E quindi possiamo attraversare il bivio 2. Quindi è a tentativi, non è difficile, è letteralmente tentativi. Ok, da qui prima andiamo qua sopra, che c'è un bel forziere. Con un etere. Ok. Non li ricordo tutti gli oggetti, ma un paio li ricordo perché sono luoghi che mi hanno dato un po' di fastidio quando ero più piccolo, quindi determinate cose me le ricordo. Ok, valvola numero 2. Che ora giustamente da grande è una cazzata, cioè basta usare il cervello letteralmente per capire dove andare e per capire cosa fare. Però giustamente da piccolo, che magari almeno a me capitava spesso e volentieri che da piccolo non leggessi le indicazioni perché ero talmente voglioso di giocare, ero talmente frenetico dall'andare avanti e cercare appunto la soluzione da solo, che non leggevo i dialoghi. Quindi senza leggere i dialoghi capitava spesso e volentieri che io mi perdessi delle cose e non riuscissi a fare appunto le cose fatte bene, come su Final Fantasy 8, che non sapevo dove era la tomba del re senza nome, e praticamente ho girato tondo per una settimana cercando sta tomba, non sapendo dove andare, perché appunto non sapevo neanche qual era la differenza tra est e ovest. Quindi figuriamoci sapere cosa fare o cosa non fare, quindi proprio totalmente fuori di testa. Ok, e adesso invece possiamo andare dall'altro lato. Sì, vabbè, è normalissimo. E infatti io lo ricordo con piacere anche questo aneddoto, cioè il fatto di il fatto di essermi perso praticamente alla tomba del re senza nome, per me è un bel ricordo. Sei già arrivato? Visto che sei qui, comprati qualcosa. Anche qui vendono oggetti particolari, però a me sinceramente di questi non mi serve nulla, perché abbiamo comprato tutto, quindi esatto, non abbiamo niente da prendere e let's go. No, non mi serve niente, stai tranquillo amico mio. Ora qui per esempio c'è la leva numero 4, però per il momento lasciamola così. Prendiamo la foglia e andiamo col Gargant verso una nuova direzione. Vedete, percorso numero 4. Prima andiamo in quello prestabilito, in quello di default. Tra l'altro qui dobbiamo imparare una tecnica nello specifico. Ok, qua cadiamo. Oppela là. Qui c'era l'altra intersezione, ma per ora non mi interessa, perché noi possiamo salire di qua, scendere di qua e arrivare dove l'incubo comincia. Oh Gesù. Però prima, ta-tan, salvagente, che è l'oggetto che avevamo rubato da Beatrix. Quindi l'abbiamo preso, però guardate quanto tempo dopo l'abbiamo preso. E io invece già col salvagente ho appreso le abilità che mi servivano. Qui si nasconde tra l'altro il nemico che devo affrontare per ottenere l'altra magia blu di Quina. No, quindi... Ah ok, minchia, se mi fai il favore di uscire adesso... Ok. Esatto, livello Sancta 4. Boh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo appreso la Mu nel frattempo, quindi qua facciamo antidisturbino. Ora, tu che hai appreso la Mu con l'accento sulla U, Energira.
Anche se tanto adesso... Rimettiamo sempre il reflex a tutti. E via. Ritorniamo indietro. Ok ragazzi, qui adesso comincia l'incubo. Accidenti, è un miracolo che sia arrivato fin qui. Questo posto è il mio territorio, non osare toccare i miei tesori. Ok, ok, ti lascio cercare in cambio di una pozione. Una pozione? Ok, dammi il piccone. Affare fatto. Ok, allora la prima cosa da fare qui è picconare in giro. Gemma grezza. Se abbiamo fortuna, cosa che non succederà mai, perché non succederà mai in live, veramente le probabilità sono troppo infinitesimali. Abbiamo la possibilità di droppare un anello Madain, che è tecnicamente l'accessorio che completa i tesori di questo dungeon, perché tutti gli altri oggetti che si possono ottenere sono doppioni, mentre invece l'anello Madain è in singola copia, si può ottenere solo una volta. Vedete, voi dovete semplicemente andare in giro a picconare così a caso. Se sarete fortunati otterrete qualcosa. Se non siete fortunati, resterete qua in eterno. Potete picconare praticamente ovunque. Ah. Q. C'è qualcosa qua. Cupo. Vi ricordate la lettera di poco fa? Sono nascosto dentro un muro. Moku. Eccolo qua. E adesso, Cupo, devo chiederti un favore. Consegneresti una lettera a Cupo? Cupo? Certo. E qui abbiamo il Mogu Shop, dove possiamo rifocillarci con le pozioni. Quindi, qualora noi volessimo scavare all'interno di questo posto, lo possiamo fare. Quindi ne compriamo altre 20, giusto per il meme. E basta, abbiamo finito. Mogunet, la lettera tu me l'hai data. Ok. Boh, posto. E adesso possiamo continuare a scavare. Vabbè, salviamo. Così salvo col piccone in mano, praticamente. Niente, ci ho provato a fare la cosa bella in live, ma non mi è riuscita. La metterò poi come montaggio, la monterò nella puntata o nella live. Eccetera eccetera. Va bene, tieni. Sì, sono stufo. Ok, lui continua a picconare. Noi torniamo indietro. Allora, quella in realtà è l'uscita, ma a me non mi interessa. Quindi vai di qua. Strappiamo. Vieni, amico mio. Esatto. Percorso attuale, uscita, ma noi invece andiamo dall'altro lato. Ah, vero, mi riportava qua questo. B, non me lo ricordavo. E allora, sali di qua. Ups. Oh oh. Aspetta, devo passare sotto la bocca, vero? Vicino, per non farmi... Perché mi ricordavo che dovevo passare sotto la bocca? Per non farmi spruzzare? Minchia, mi spruzza lo stesso?
Vabbè, questi non me ne frega nulla. Anzi, aspetta, li ammazziamo giusto per il meme. Cos'era questo blind, vero? Infatti. Infami di merda. Ciao. Sì, sì, devo fare il giro largo. Devo andare di qua. Però qua mi fa scendere. Aspetta. Vedi, qua mi colpisce. Oddio, come cazzo dovevo fare? Mi ricordavo che c'era un modo per farlo. Che me lo sono dimenticato, può essere? Ah, ecco, ok. Infatti stavo dicendo, ma che cazzo? Allora, iniziamo a recuperare adesso tutti gli oggetti che ci siamo lasciati alle spalle e poi ce ne andiamo a fanculo. Allora, andiamo di qua. Azioniamo la valvola del percorso 4. Prendiamo il fiorellino. Madonna, si sta cafuddando sto Garland soprattutto. Ta-tan! Tiara di lamia. E ora possiamo uscire. Senza il mio anello di Madain delle miniere. Sig. Piango. Ok, torniamo indietro. No, qui la ripentiamo. Vabbè. La prenderò poi. Amen. Mi rifarò questa parte e amen. Anzi, ora risalvo pure. Visto che ho preso anche gli oggetti dopo, quindi... Vai, fammi scendere. Ok. Visto che abbiamo preso già le robe... No, ups. Non è di qua. Le lettere dovrei controllare effettivamente quell'altro Muguri, come si chiamava? Non mi ricordo, oddio. Perché lui deve consegnare la lettera a Kupo. Aspettate un secondo. Per evitare di fare strada inutile, facciamo una cosa veloce. Che non mi ricordo come si chiamava quell'altro Moguri. Ricarichiamo quel salvataggio. Vediamo se era lui, ma non credo fosse lui. Infatti tu sei Mokku. Ok. Vabbè. Non mi ricordavo il nome. Però per evitare cagate lo controlliamo. Sì, che tanto l'avrei ricontrollato poi per conto mio, ma non è quello il problema. L'avrei sicuramente ricontrollato, però era giusto così. Perché tu devi consegnarla, esatto, a Kupo. Ok. Let's go. Allora andiamo ad attivare la lettera, sì, la lettera.
la leva finale. Attenzione, sezioni questa valvola ed esci, non puoi più rientrare. Comitato dei minatori ladri. Via, uscita. Tururu, tururu, tururu. No, aspetta, il numero 3 è là sotto. Aspetta, di qua. Era di qua, vero? Che non me le ricorderò mai le zone dei Gargant. C'è poco da fare. Le faccio, ma non me le ricorderò mai. È una di quelle cose che non mi vuole entrare in testa. Probabilmente per il trauma che ho avuto da piccolo con sta... È proprio per il trauma che ho avuto da piccolo, praticamente, con sto posto. Anello Madain, ci vedremo tra poco. Che luce, sarà sparita la nebbia? E qui siamo nel continente esterno. Un nuovo mondo senza nebbia, purificato da qualsiasi male. Ah, aria pura. Aria pura. Allora, iniziamo subito a girovagare per il continente, perché ci sono un paio di cose che dobbiamo fare prima di entrare lì a trallallà. Ci sono un paio di cose che dobbiamo fare. Ovviamente tu non sei una tra queste. Oddio, quello ha blind. Dobbiamo trovare dobbiamo trovare una creatura in particolare adesso, qui nel deserto. Una creatura che ovviamente tutti i fan di Final Fantasy conoscono, che si trova in questa zona, almeno ha uno spawn leggermente più alto in questa zona. Si può trovare anche da altre parti, ma qui ha uno spawn leggermente più alto. Oh! Da voi l'ho imparata? Aspetta. Oh no. Ho reflex che anche in questo caso un pochettino mi dà fastidio. Però quello si è... Ecco, Goblin Shot. Non mi ricordo, credo di non averlo imparato però. Vai, divora. Vediamo se si è indebolito abbastanza da solo quello. Ok, perfetto. Olè. Arrivederci. Anche questa è fatta. Manca lui. Manca la guest star. Tra l'altro ha droppato la carta ninfa totalmente a caso. Cioè, droppare la carta da un mostro è praticamente tipo un sedicesimo di probabilità. No. Un sedicesimo, no, di più. Non mi ricordo quante probabilità. Oh, eccolo là. Allora, ecco qua. Bello slow. Allora, attacchiamolo, così lo facciamo uscire fuori. Vediamo se... Ah, eccolo, ok, è uscito. Eccolo là, guarda che bellino.
No. Ok, colpito. Perfetto. Noi abbiamo reflex, quindi non è un problema. Vai, Quina. E poi il cactus se lo può mangiare, è buono effettivamente. Mille aghi. Oh. Una trappola finale. Prima di morire. Lo fa a sua volta. E vedete qui tra l'altro i cactus, a differenza a differenza del CD di Final Fantasy 8, non scappano, o comunque scappano meno facilmente, quindi restano a combattere, solo che hanno l'infamata che quando muoiono lanciano mille aghi, e quindi se non sei abbastanza forte rischi praticamente di farti shottare letteralmente. Qui abbiamo un'altra palude, ma facciamo le cose con ordine. La prima cosa da fare qui, ovviamente, è questa. Prendere il nostro ciocobino, che è riuscito ad attraversare non so come, dato che lui non può attraversare l'oceano, non può fare nulla, però è riuscito ad arrivare. E apriamo il menu delle ciocografie, perché qui c'è un tesoro da recuperare, che è esattamente questo. Guardate, vi faccio vedere il confronto. Vedete? È esattamente questo. E il tesoro si trova qua. No, qua? Dov'era? Era qui, se non sbaglio, in questa zona. Ah, forse era qua? Esatto. Hai trovato un tesoro. Piuma Phoenix, Coda Phoenix, Peridoto e Diamant Guanti. I diamanguanti ovviamente non li abbiamo mai avuti finora, quindi a parte che poi non li possiamo neanche equipaggiare, perché i diamanguanti ovviamente fanno parte delle armature pesanti e qui non abbiamo nessuno che equipaggia armature pesanti, quindi per il momento siamo totalmente fuori di testa. Poi abbiamo la seconda... Oh no! Non mi immaginavo una cosa del genere. Mi hai rovinato il momento, grifone di merda. Benissimo. Grande Gidan. Ecco, meno male che c'è Quina, che ha la sua bella fororchetta. Ce ne sono un paio di... Allora, diciamo che in realtà come ciocografie ce ne sono un paio infami, però le bolle e le crepe sono sicuramente quelle più infamissime, soprattutto su PlayStation, che non si riescono a distinguere benissimo a causa della grafica e quindi non sai se effettivamente... Vabbè, le bolle sì, si riescono a vedere un po' meglio, ma le crepe, le crepature sono delle infamate pazzesche. Veramente quelle sono allucinanti. Allora, siamo su una palude, cioè siamo all'interno di una palude. Cosa si fa all'interno di una palude? Rane. Gidan, pia una rana. Un'altra rana? Ok, ti aspetto. Grazie, dottor. Allora, in questo caso però, dato che comunque in questo continente ci staremo per un pochettino, faremo lo stesso metodo dell'altra volta. Anzi, in realtà non torneremo per un bel po' all'interno di una palude, quindi in realtà potrei effettivamente prenderle tutte anche qua. Perché adesso ci sarà una bella fetta di trama che ci accompagna, quindi... In realtà le potrei prendere tutte. Quina, te sei andata a fa? Stai a imparare bene l'arte. Piglia questo. Fororchetta. Ma noi già ce l'abbiamo, quindi...
Grazie signora Mae, sarà orgogliosa di me, ce lo giurà. Però, visto che ancora in questa zona io effettivamente mi sa che un po' farmerò. Questa com'è? Maschio, ok. Vediamo se l'altra è femmina. Se l'altra è femmina, abbiamo fatto bingo. Buttana. No, sono due maschi. Cacchio. Va bene, la prendiamo questa. La rana dorata com'è? Eh beh, la rana dorata è dorata, quindi va bene. Lasciamone comunque una. Lasciamone comunque una. Anche se non c'è maschio e femmina, però almeno dorata e maschio va bene. Così appena spawna la prima femmina, si può dimezzare comunque il tempo di spawn, quindi va bene così. Tanto non abbiamo premura di rane al momento. Abbiamo tantissimo tempo a disposizione per le rane. Ora io però mi ero segnato, ecco, perché queste ovviamente io non me le ricordo poi come robe. Le domande, anzi più che altro, neanche le... Perché è arrivato il momento di recuperare un'altra delle quest che ci siamo lasciate alle spalle. Se vi ricordate bene, vi avevo detto che per quanto riguardava il ragtime avremmo avuto modo di poterlo recuperare più in là e anche in modo un po' più semplice. Benissimo. In questo caso... Qui, in questa foresta, possiamo recuperare ben 5 domande del ragtime, che sono le domande che non abbiamo fatto le altre volte. In più, c'è anche una creatura amichevole da recuperare qua. Quindi, però, che facciamo? Bisogna... Ecco qua, vediamo. Yes, ha funzionato. Ragtime, ecco il primo. Io mi sono segnato le domande, perché sennò poi non le so. Cioè non me le ricordo tutte, anche se alcune le ricordo. Comincia il quiz. Domanda numero 2. Prima vista fu costruito nel cantiere di Oltania. Aspetta, ma perché sono a domanda 2? Non le avevo fatte le altre domande? Oh oh. Mi devo andare a cercare le altre risposte allora. Perché non le ricordo tutte. Mi ricordavo di averle fatte le altre domande, però forse me le sono lasciate alle spalle, vero? Allora, questa è falsa. Quindi ne posso recuperare di più domande. Esatto! Vincete 1000 gil. Risposte esatte finora 100%. E sono due di fila. Ho ricaricato la partita e non avevo fatto le domande nella caverna di ghiaccio. Ecco perché ne ho di più da recuperare. Comincia il quiz. Domanda numero 3. Sarò il tuo passerotto è un'opera di Eithorn. Questa ovviamente è falsa, perché è Eithorn il compositore. Non è Eithorn, è Eithorn. Esatto! Questa la sapevo, ok. Questa me la ricordavo. Vincete 1000 gil. Risposte esatte finora 100%. Ehi, siete forti! È importante fare tutte le risposte esatte, perché questo ragtime è una side quest fondamentalmente. E siamo a 3 di fila. Eccolo qua. Dai, dai. Che le sappiamo tutte. Domanda numero 4. La quindicesima guerra di Limbrun fu nel 1600. Se non ricordo male, questa era vera. Giusto? No, la quindicesima guerra iniziò nel 1600. Bene, questa era l'ultima, era l'unica falsa. Oh, tra l'altro tutte false mi stanno uscendo. Esatto! Vincete 2000 gil. Risposte esatte finora 100%. Siete migliori! Vedete, il monte premi piano piano si alza. Se riusciamo a fare il quarto... Ulea! Quarto?
Eccoci. Comincia il quiz. Domanda numero 5. Fossilru collega Toleno ad Alexandria. No, Alexa, stop. Questa è falsa. Esatto! Tutte false le sto beccando, tutte false. Vincete 2000 gil. Risposte esatte finora 100%. Ehi, siete forti! Internet. E si possono tranquillamente cercare su internet. Ancora tu! Ragtime. Dici, dici. Qual è la domanda? Questa è la domanda numero 6, quindi altre due ne possiamo recuperare. Il castello di Lindblum è più grande di quello di Alexandria. Sì, questo dovrebbe essere vero, giusto? Sì, infatti, vero. È decisamente più grande. Cioè, ma anche geograficamente vedendolo si vede. Esatto! Tra l'altro Garnet ha risposto. Vincete 3000 gil. Risposte esatte finora 100%. Siete i migliori. Dire, però, puoi farle anche per conto mio. Ok, questa è la settima domanda. Domanda numero 7. La vettura Berkmea è dell'anno 8. E questa dovrebbe essere vera. Se non ricordo male, vero? Esatto, sì, è vera. Io un paio le ricordo in realtà. Solo che non sono sicuro al 100%, perché non è mai facile. Esatto! Sì, diciamo che le prime risposte si possono dare anche nel bosco vicino alla foresta del ghiaccio. Tecnicamente le prime tre si trovano, si possono dare lì. Io le avevo date in live in realtà, perché mi ricordo di averle fatte in live, queste tre risposte. Solo che poi, cosa ho fatto? Siccome ho dovuto ricaricare il salvataggio, perché non mi ricordo cosa ho fatto, che dovevo... Ah, il salto della corda? È vero, perché siccome ho dovuto poi rifare il salto con la corda, giustamente ho ricaricato, anzi ho ricominciato praticamente il gioco, e non ho fatto le domande delle ragtime, quindi sono rimasto praticamente indietro. Siamo sentimentali oggi, siamo sentimentali, eh? Eccolo qua, ragtime. Questa dovrebbe essere l'ottava domanda, che è l'ultima che possiamo trovare in questa zona, se non sbaglio, cioè in questa fase del gioco più che altro, e ci siamo rimessi a pari. Domanda numero 8. Ok. L'Arcap di Lindblum è attivo 24 ore su 24 e questa è un'altra di quelle che effettivamente era vera. Io mi ricordo essere vera. Esatto, l'Arcap funziona 24 ore su 24, sì, vera. L'Arcap è quello che utilizziamo per spostarci all'interno di Lindblum. Esatto! Vincete 4000 gil. Risposte esatte finora 100%. Ok, adesso in teoria, se non mi ricordo male, perché potrei anche ricordarmi male, non dovrebbe più spuntare il ragtime. Anzi, è il boss con più HP. Oh, ragtime? Ancora? Già fatta la libreria di Alexander. L'abbiamo fatta già. Non mi ricordavo potessi fare più domande. Esistono dei Mu pacifici. Sì, è vero. Noi l'abbiamo incontrato. Noi l'abbiamo incontrato. E gli abbiamo dato anche una bella gemmozza. Esatto! Ma perché non mi appare Lapis Rex? Qua dovrebbe esserci Lapis Rex. Risposta esatta finora 100%. Siete preparati? Grazie! Dai, anche dimmi che sei Lapis Rex. Ancora ragtime? Ma veramente? Cioè mi sta facendo fare tutto il ragtime adesso? Domanda numero 10. Oddio.
Il prima vista ha il motore a nebbia. Il prima vista aveva il motore a nebbia? Sì. Non mi esce l'Apis Rex comunque, allucinante. Cioè mi sta uscendo il ragtime e non mi esce l'Apis Rex. Pazzesco. Cioè non mi esce l'Apis Rex. Che truffa. Ok. Allora, questa geografia la possiamo togliere in realtà, perché... quale metto? Mettiamo questa completamente a caso. Allora, nella palude ci siamo stati. Nella palude ci siamo stati, qua ci siamo stati, abbiamo preso le tecniche per cui non le abbiamo prese. Va bene. E allora direi che possiamo entrare. No, vabbè, non c'è bisogno di salvare qua. Non c'è assolutamente bisogno. Limeri Arcano! Oh, Raidozzo! Grande! Benvenuti, ragazzi, benvenuti. Direi che siamo pronti ed entriamo nella nuova zona. Conde Petit. Che io chiamerò Conde Petit a prescindere. Come mai qui la nebbia non c'è? Che strano villaggio! Aspettate che c'è lo shoutoutino. Grazie al solito per lo shoutoutino. Che strano villaggio. Ha una forma particolare. Sembra un grande santuario. A me mi pare un panettone. Entriamo, regà. Ci sarà sicuro qualcosa di buono da magnà. Ecco, Quina è partita. Uff, ci risiamo. Il suo unico pensiero è mangiare. Il tuo invece è donne, donne, donne. Proprio così. Nella mia testa ci sei solo tu, Daga. Eh? Eh? Accidenti. Mi sa che neanche oggi ci sta. Tralala! 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 Che diavolo dicono? Tralala? Tralala! Tralala! Ehi, ehi, aspettate un attimo. Tralala. Ma che dici? È un saluto sacro. Chi non saluta con tralala non può entrare a Conde Petit. Aspettate. Tralala. 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 Prego, passa. Evento in tempo reale. Vivi e la strana coppia. Che signori strani. Tu, cosa fai? Ah, scusa. Hai intenzione di gironzolare ancora per molto, eh? Scansa fatiche, che loro cantano in realtà, no? Vedete quel fa? Il fa sono ovviamente le note, che sarebbe tecnicamente l'intonazione con la quale loro parlano. Quindi l'intonazione in fa, per far capire che appunto stanno parlando, ma siccome non so farla... ma che ti importa? Quanto rompi, Sol, no? Ehi, piano con le parole. Scusate, chi ti fa da mangiare? Chi ti stira le camicie? È come se fossimo tipo in una sorta di mondo Disney, no? Dove tutti cantano, una sorta di musical, no? Siamo praticamente dentro un mondo di musical, dove lui per esempio in Do, che è più magari più marcato, fa... Va bene, però non ti arrabbiare così. Tipo una sorta di roba simile dovremmo avere nella nostra testa. E lei poi fa fila a casa a lavorare. Tipo una roba del genere. Sì, padrona. Io mi immagino una cosa del genere in testa. Tipo una sorta di musical della Disney. Che mascalzone. Eh? Abbiamo visite oggi. Sei venuto a darmi una mano? Scusate, ma tu sei in vacanza, riposati pure. Io mi immagino una roba del genere, è fenomenale, fenomenale.
che strano, i signori di questo villaggio non si spaventano quando mi vedono. José Carretaras. Quando dici tralala, petto in fuori e voce alta. Sì, sì, hanno tutti nomi stranissimi. Carmen, benvenuti. Benvenuto nel nostro villaggio, signore. Fa. Vabbè, che l'intonazione. Sono in questo continente per cercare una persona. È rarissimo che in questo villaggio vengano turisti. Allora, innanzitutto però iniziamo a raccogliere robetta. Abbiamo 2700 kill. Poi altro evento in tempo reale, Quina e Barbara. Tralala! Tralala! Sto villaggio mi pare pieno di roba casareccia. Certamente, il nostro è un villaggio di montagna, abbiamo molti alimenti genuini. Spesso i forestieri vengono addirittura a rubarli. Guarda, so buona e cara, ma non me parla dei ladri dei polli che mi pigliano subito i 5 minuti. A chi lo dici? Ammazza quanta roba buona! La vuoi una zucca canterina? Te la vendo a 1000 kill. Eh? Stai fuori di testa. Che per magna servono i kill? Certo, se mangi e non paghi vuol dire che rubi, cara. Ah, sei una ladra anche tu? No, ma che stai a dire? Io sono venuta a imparare l'arte del... Vai via, ladra! Che ingiustizia! Che strano forestiero. Non hai visto per caso un uomo sospetto di nome Cucia passare da queste parti? Tu sei sospetto. Insomma, mi spiego. Uno conciato proprio... Cioè, uno molto strano. Tu sei strano. Giustamente, oserei dire. Altro evento in tempo reale. Quina, eh? Cosa facciamo? Che vi piglia? Non sapete che preparare oggi per pranzo? Ultimamente è pieno di forestieri che vengono a rubarci il cibo. Ah, io non so stata. Chi ti ha detto niente? Oh, o hai la coscienza sporca forse? Oh, no no. Ammazza come sono malfidati i nanetti del villaggio. Oh. Dobbiamo tenere la zona sotto controllo. Sì, stiamo qui di piantone. Oh. Oh 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 oh. Abbiamo visto qualcuno... Dicono che nei continenti a sud c'è una fontana con dell'acqua rigenerante. Mi sembra esagerato dire che l'acqua di una fontana possa far recuperare tutte le forze. Pare che se butti una moneta nella fontana del continente a sud ti porta fortuna. Credi che una fontana sperduta chissà dove possa portare fortuna? Esatto, questo è un riferimento a Toleno, che c'era la fontana dove praticamente si lanciava la moneta... E vi davano praticamente la stellazio. Ok, qua possiamo uscire. Luciano Passerotti. Sì, sì, ragazzi, qua i nomi sono un delirio. Daga e Giacomino. Scusate, anche per il mio Giacomino è ora di trovarsi una moglie. Ma qui nel villaggio non lo vuole nessuno tuo figlio. Ti conviene? Céline Fastidion. Ti conviene cercargli una bella forestiera. Scusate, posso fare una domanda? Che bella fanciulla, Giacomo Cappuccini. È arrivata una sposina che vuole andare alla Terra Santa. Sarà felice Giacomino. Chi sarebbe la sposina? Terra Santa? C'è scritto qualcosa. Cosa? Un contacoppie? Nostro pastore Cami Maggiore, benedici il cielo e la terra, il sole e la luna e tutti coloro che vanno alla Terra Santa. 99 coppie. Quindi al momento si sono sposate 99 coppie. Cristiano Gospel, transito vietato. Quindi non possiamo passare per il momento. Qui intanto c'è Vivi. Ma noi per il momento dobbiamo andare da questo lato. Qui abbiamo una piuma Phoenix. Poi, qui parliamo con Moguno Shin. Devo chiederti un favore. Consegneresti una lettera a Suzuna? Yes. Niente lettere, ok. Qui non c'era nulla, se non mi ricordo male, perché è solo il dialogo. Esatto. Poi, andiamo di qua.
giusto per esplorare un po' la zona. E qui non si può passare. Lillo Funiculi, passaggio vietato. E lui si chiama... Aspetta, no, lui è Fulinculà, fatemelo dire. Ecco, Lallo Funiculà, passaggio vietato. Qua invece abbiamo... Scali le montagne, attraverso le vallate, comprate le armi. Esatto, abbiamo negozio di armi. Quindi Poison Uncle, che per il momento non può usare nessuno. Ne compriamo un bel po', giusto perché flexiamo la nostra ricchezza. Magi bracciale, questo è nuovo. Tiara di Lamia, che l'abbiamo presa a Fossil Room, ma noi ovviamente ne prendiamo altre. Cappello, giubba di Adaman, vestito magico. Vedete quanta roba nuova. Se sei un viaggiatore avrai sicuramente bisogno di noi. Non per forza. Poi, senti, come mai da queste parti non c'è la nebbia? Che cos'è la nebbia? Uno strumento musicale? Esatto, loro non conoscono la nebbia. Benvenuti nel mio negozio. Questo è ovviamente classico negozio oggetti, quindi non ci interessa nulla. E andiamo altrove. Qua siamo ritornati indietro. Ecco. Ah, sei tu. Sentivo che qualcuno mi guardava. Lo so, lo so. Ho questo strano effetto calamita sugli uomini. No, in realtà io non stavo guardando te. È che, esatto, qui... No. Qua, se non mi ricordo male, doveva esserci qualcosa. No, mi sa che mi ricordavo male. Ecco qua. Ehi, sei davvero così assetato di conoscenza? Continua così. No, mi ricordavo ci fosse qualcosa, invece non c'è un cazzo. Va bene. Sempre meglio controllare per essere sicuri. Allora, andiamo da questo lato. E qui c'è Vivi. Che bei forestieri. Che c'è Vivi? Questi nanetti... Erano buone le crocchette di passerotto selvatico? Come faranno a farle così croccanti? Useranno qualche magia particolare. Invece io ho mangiato degli enormi pinoli di bosco. Ma senti un po', come mai sei venuto oggi? Vivi, lo conosci? No, è la prima volta che vengo qui. Immaginavo. Vado a parlare con un po' con gli altri nanetti. Evento in tempo reale. I gemelli e... Sorellina, ho fame. Hai appena mangiato gli involtini di piccione viaggiatore. Quelli non riempiono mica. Non c'è qualcos'altro da sgranocchiare? Tralala! Ah, l'uomo nero! Tralala, sei venuto anche oggi per venderci quegli articoli? L'ho dimenticato, ma nella prossima live lo faccio vedere. Sulla barca, dove ci sono le coppiette che si sposano, vi farò magari un fermo immagine per farvelo vedere, si trova il diamante, quindi raccoglietelo. E poi ci sono degli altri soldi che mi sono dimenticato di raccogliere, che mi sono accorto in post-produzione, che si troveranno praticamente dove ci sono le fontane, dove abbiamo visto praticamente le fontane. Ma nella prossima live vi farò vedere tutto, qui non vi preoccupate. Arriverà un altro plot twist della storia. Per celebrare il rito d'unione fra un uomo e una donna abbiamo bisogno dell'augurio del sole. Ma sei ancora giovane, forse non puoi ancora fare il rito. Esatto, si parla di riti, si parla di unione, si parla di terra santa. Ci sono tante cose che in realtà sono particolari. Ecco qua, vedete? C'è una figura lì. Guardate, c'è... A parte il tizio che mi segue con lo sguardo... del negozio che mi segue con lo sguardo... Ma c'è qualcuno lì. Eh? Grazie per il solito rifornimento. Senti, tu... Eh? Aspetta! Vivi, dove vai? Aspetta! Vivi, cosa è successo? Ti spiego tutto dopo, ora seguiamo Vivi. Vivi, dov'è il mago nero di prima? È fuggito dal villaggio. Chissà da dove veniva, sarà mica un soldato di Bran? Conoscete il clan dei neri? Eh? Madonna, poi detto così, il clan dei neri?
Quelli del clan dei neri vengono spesso a barattare beni qui da noi. Vengono dal bosco di sud-est. Quindi vivono qui vicino. Un clan? Ma quanti sono? Il villaggio non è lontano, ma per arrivare al bosco di sud-est devi girare a est del dirupo. Il bosco è così profondo che non ci vivono nemmeno le civette. E questo è un indizio. Le civette? Gidan, io vado al bosco di sud-est. Vengo anch'io. Allora vengo anch'io. Troveremo degli indizi. Basta che se magna, io ve seguo ovunque. Ok, tutti al bosco di sud-est. Ok, let's go. Possiamo andare. Ok, direi che ci possiamo fermare ai maghi neri, ok? Ci fermiamo al villaggio dei maghi neri. Perché così io poi posso recuperare le cose che non ho fatto, posso apprendere le abilità che devo apprendere. E tutto in generale. Allora, vediamo se intanto c'ho qualcosa che devo apprendere già da adesso. Così mi porta avanti. Ecco qua. Qua c'è salvagente. Ecco qua, fiera di lamia. Qui abbiamo tutto, poi tu manganello per ora non hai nient'altro, anche perché al villaggio dei maghi neri ci saranno altre robe da comprare, quindi, e ci sarà anche un fabbro. Ok, qua hai imparato tutto, tu stai imparando ancora quello, va bene, ecco qua. Anche se già Anticaos lo stai imparando qua, però ok. Vedete? Quina nel gioco viene identificata come donna perché ottiene gli accessori femminili. La tiara di lamia è un accessorio prettamente femminile. Quindi Quina viene identificata come donna qua. Per tutti quelli che ancora si chiedono, ma Quina è donna? Quina è uomo? Quina è donna? Sì, Quina è donna. Anche perché non hai baffi come Quera. Perché Quera ha i baffi, solo che qua viene tradotta come femmina, cosa che non è vera. Quera è maschio. Quera è un uomo. Ok, tu invece non hai nient'altro da prendere, vero? Ok, vabbè. Ci siamo. Così nel frattempo provo se mi spunta Lapis Rex di nuovo. Magari un piccolo tentativo lo facciamo. Ok, vediamo se un piccolo tentativo per vedere se ci spunta Lapis Rex, altrimenti sti cazzi, tanto ormai abbiamo finito per stasera, quindi non c'è nient'altro che dobbiamo fare. Raggiungiamo il villaggio dei maghi neri e poi ci, per questa sera ci salutiamo. Pam 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 pam. Basta, mi hai rotto le palle. Ecco qua, non c'è dubbio, è questo il bosco così profondo che non ci vivono nemmeno le civette. Esatto. Civette, niente civette. Quindi ovviamente l'indicazione che ci hanno dato è praticamente andare verso il bosco in cui non vivono le civette. Quindi via. E una civetta se n'è andata. Civette, niente civette, quindi di qua. E un'altra civetta se ne va. Oh, questa volta siamo spuntati da questo lato, quindi eccala. Incontri casuali, fanculo. Oh, tu insegnavi qualcosa, non me lo ricordo. Beh, lo scopriremo subito. Aspetta, ma tu forse eri un altro di quelli che faceva vento bianco, vero? Tu insegnavi vento bianco, forse.
Lo Zemet. Oddio. Non me lo ricordo proprio. Mancato. Bene, ottimo. Vabbè, acceleriamo, che sennò qua... non ci sbrighiamo più. Telecinesi. Perché non funziona? Maledetta mantra magia. Minchia. Vediamo se adesso lo possiamo mangiare. Ancora no. Vabbè, ormai vado di vivi. No, si è curato. Bastardo. No, ho sbagliato. Minchia, lo sapevo che lo colpivo giusto giusto ora. Io lo sapevo. Non l'ho colpito finora e l'ho colpito giusto giusto ora. Niente civette, civette. Quindi andiamo di qua. Oh. Civette, niente civette. Eccola. Combattimento proprio alla fine. Ah, ok, sei di nuovo tu, buono. Oh, colpito, godo. Però se non sbaglio lui dava vento bianco, quindi esatto, che schifo. Lui è un altro di quelli che insegnava vento bianco. E via, l'ultima civetta. Madonna, io mi ricordo che qua la prima volta ci ho perso non so quanto tempo, perché ogni volta andavo a caso senza leggere dove fossero le civette e dove non fossero, e tipo ci sono stato 20 anni per trovare la zona giusta. Esatto, un po' come il lago salato, se ci fate caso, di Final Fantasy 8. Sembra molto simile. Altra cosuccia che vi dico in post produzione: quando entrate nel villaggio dei maghi neri, fate attenzione a dove andate, perché ci sono dei quick time event che devono essere visti in ordine per poterne produrre dei nuovi. Quindi non fate quello che farò io adesso, perché quello che faccio io adesso è dettato dal fatto di andare a salvare per staccare la live. Ma nella prossima live farò vedere poi come bisogna prendere tutti i quick time event nella maniera corretta. Quindi non fate quello che faccio io adesso, va bene? Ah! Che c'è? Oddio! Esseri umani! Aspettate! Li hai visti? Sì. Parlavano. Parlavano. Ce ne sono altri come me. Vivi giustamente un'epifania per lui. Come fa ad esserci un villaggio in mezzo a questo bosco inaridito? Boh. E Vivi? È andato da quella parte. Ma vai anche tu? Villaggio uguale gente. Gente uguale roba da magnà. Logico, no? Niente. Finito. Se ne sono andati tutti. Insomma, dove scappate tutti? E qua ci sono eventi in tempo reale. Esseri umani! Povero Vivi. Vivi! Ma insomma, che cos'è questo strano villaggio? Eh? Ma... Parole. Ecco, questo è uno degli eventi più particolari. Questo era con gli umani? Lui è a posto, ha il nostro stesso sguardo, si sarà svegliato come noi. Ma voi che fate qua? Ci rifugiamo qui dopo essere scappati da Alexandria dal cargo ship. Siete arrivati fin qui? Sì.
Per non essere catturati dagli umani, attraversammo il mare e ci trovammo un posto solo per noi. Ah, sì? E che cos'è questo? Questo è... com'è che si chiamava? È una tomba. Ah, già, una tomba. Una tomba? Allora qua sotto... esatto. Quando i nostri amici non si muovono più... eh? Perché? Perché io e il numero 36 venimmo fin qui. Costruimmo il villaggio con gli altri e vivevamo senza tanti problemi. Ma un giorno il 36 smise di muoversi e di parlare. Un mago colto disse che era morto e che dovevamo nasconderlo sottoterra. Cioè, vedete quanto siano, diciamo, puri, no, di cuore i maghi neri? Perché, cioè, anche se tu li vedi grossi, perché sono comunque grandi, no, come aspetto fisico, cioè parlano come se fossero dei bambini, letteralmente. Cioè, parlano del fatto che non si muove più, cioè non sanno neanche qual è il significato della morte, praticamente. Non capisco perché, ma ora il numero 36 è qua sotto. Ma qualche volta viene fuori per giocare con noi, e allora dobbiamo lavarlo nello stagno, perché non è morto. Perché l'avete nascosto? È in punizione? Oppure giocate a nascondino? Allora, perché? Perché non sanno che cos'è la morte, semplicemente. Momo, devo chiederti un favore. Consegneresti una lettera a Mocchi? E io prendo lettere come se non ci fosse un domani. Grazie, Cupò. Niente lettere. Perfetto. Però direi che ci fermiamo qua. Anche perché tanto io dovrò rifare poi tutta sta roba. La dovrò rifare per conto mio. Per prendere anche l'anello di Madain Sari. Quindi blocco numero 3. E iniziamo il blocco numero 3. Ok, eccoci qua. Villaggio dei maghi neri, perfetto. Che questo sarà ovviamente un salvataggio che poi sarà sovrascritto, però per il momento va bene qui. Va bene, signori. Detto ciò, è già mezzanotte e un quarto, quindi direi che si è fatta una certa. Io vi aspetto domani con Opera Omnia, se volete ovviamente essere, se volete essere presenti. Detto ciò, vi do la buonanotte. Io mi metterò a recuperare probabilmente qualcosa adesso, vediamo. O adesso o tra un po', ci provo, vediamo se sono fortunato. E niente, e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!